Oh, il cavalli stasera che sta su te. No. Oh, ma anche i guardi. L'ultima live con Pino che vi spiegava come cazzo costruire il cancello. Mi sono scordato, ma cavalli, non sono da due anni, mi sono scordato. Mi sono dimenticato. Zero proprio, zero. Ciao a tutti ragazzi, ben venerdì qui su YouTube EasyFix, ben arrivati, ciao a tutti. C'è pure il cavalli naturalmente. Allora, manca ragazzi... i guardi, oh. A me manca i guardi. Allora, questi ormai te stanno sbagliando. Fe, boni. Comunque raga, si è creato un hashtag che è meglio del stop by, cioè manca i guardi. Cosa cazzo è successo? Niente, io l'ho conosciuto Cinti, persona gentilissima, ho avuto una presa di contatto, non lo so ragazzi, io sono entrato per salutare, per congratularmi col campione del mondo di Formula 1, raga, se ve lo siete perso, se ve lo foste perso. Adesso direbbe un moderatore, ecco, l'uomo ce lo arriva, che ti linka il video col secondo. Quel pezzo, vediamo, allora, chi è il moderatore più rapido a fare, già lo so, vi faccio un breve sunto ragazzi, per chi ieri non mi ha seguito su Twitch. Alla fine della gara, che ieri ho avuto la penultima gara di campionato di Formula 1 che sto facendo appunto su Twitch da casa, e cosa è successo? Che alla fine della gara il mio compagno di squadra si è laureato campione del mondo e noi campioni costruttori sono entrato sul loro Discord alla fine per dire oh bravi, come sono entrato è partita sta cosa, ah c'è anche il signor Pescosomito, era praticamente il rivale che stava a due punti solamente da dal mio compagno di squadra. Pesco solido anche per me. Sì, da oggi ti chiamo posso solo pesco solido. Mi dia del lei però. Pesco solido è generico. Quindi alla fine praticamente questo qui mi ha cominciato a dar contro fino a quando a un certo punto io ho detto senti non mi devi rompere. Questo perché sei il solito romano pulito. Te esce. Comunque ecco il video, lo mette proprio lui. Iron Boomer, mi ha dato del boomer che io non sapevo neanche che cosa volesse dire. Comunque vabbè, alla fine io vi consiglio di andarvelo a vedere perché ve fate due risate. È stato divertente. Regà, ma avete fatto il pitch a spavalda? Sì, come fai a sapere? Sì, Quartex, perché sei che lo seguono e l'ha detto, mi ha chiesto per un altro. Signor Pescatorito, grazie. Bravo Ciccio Masso. Ieri ha detto di più. Cavalli, da qui passano dei. Seguo, spavano. Tu pensa a noi poi, talmente stiamo ungarellati che passano personaggi di un certo calibro da qua. Fammi il PC, manca una storia. Ci fanno... Ma lo seguo, ma fate una storia. Ma Spavald. Dai, vabbè. È uscito il video di Spavald. Ah, ecco perché. La nostra vecchia live partiva la stamica sul sole. Mi ha citato, speriamo che abbia parlato bene. Vedendo la nuova vostra. Allora, tizio, adesso devo raccontare quello che è successo di Nico perché altre volte si è superato, ma stavolta ha dato veramente il meglio di sé. Adesso te lo racconto. Dopo la telefonata. Berta, cortesemente state fermi e zitti mentre guardo quel video. Va bene, aspettiamo. No, dai, a parte gli scherzi. È stato figo però ieri. Poi quando sono arrivato, vi ho fatto vedere al Cavalli e a Fabio. Vi ho fatto vedere il pezzo del video. Qua Fabio è entrato. Mi fa: ma che cazzo è successo? Insomma, tutto sto macello. Ci fa editing bello spinto con questo? Sì, con questo sì, 5008X 3090, cioè voglio dire, con questo è una bestia sto PC. Poi dopo vabbè, alla fine ho detto, oh, signor Pescoso, non mi ci chiamano manche i guardi. Da lì è partito l'hashtag manche i guardi, vabbè, si è creata sta cosa. Non si risolve la situazione. Ah, come si risolve? Chi se lo ricorda come si risolve la situazione del cliente? Comunque preso su Amazon, se l'ha preso su Amazon, gli abbiamo detto non si può fare niente, forse abbiamo ridato, non lo so. Certo, boh, c'è cioè, con Spavald, c'hai cioè, Spavald e gli poi chiedo, andiamo al terminino, a faccio in giro moto, niente. Ma guarda, è stato in realtà anche lui un po' che non ha spinto per fare un qualcosa insieme, perché è entrato, mi ha detto io voglio il PCE, ho visto che preferisco venire qua, magari darvi pure un euro di più rispetto a se comprassi i pezzi online, però almeno so che quello che sto acquistando è valido, bla bla, sei rivolto a noi. Noi l'abbiamo fatto, gli abbiamo fatto in tempo diciamo molto celere per cercare di darglielo subito e l'abbiamo consegnato. Poi purtroppo è mancata per questioni di tempo, per questioni insomma lavorative, la possibilità di fare un qualcosa insieme, cioè anche fosse una storiella su Instagram o il video contro video, purtroppo non c'è stata la possibilità, ci è passato un po' così sotto mano, ma la situazione non lo consentiva. Ciao Gerardone. Grande Gerardo. Io spero che la prossima, almeno io. No, 3070, ho detto discorso, regà, 3070 o serie 5000 di AMD e serie 3000 di Nvidia. Quelle poche che ci arrivano non le carichiamo sul sito, le teniamo in pronta, diciamo, consegna per assemblare i PC. Come in questo caso 5008X e 3090 ce l'avevamo dentro, ma se quando facciamo un preventivo ce li mettiamo, se il preventivo viene confermato in una build completa ce li possiamo mettere. Venduti sfusi non li vendiamo.
perché sennò non riusciamo a chiudere i picci per Natale. Fiorentini, sì, stasera dei zii. Ad esempio, guarda cosa è appena arrivata. Bam! Così, dei zii stasera. Ecco, però proprio... Aspetta, me lo dicevo io. Guarda che cosa è arrivata, 30-90. Guarda, c'è un, c'è un ragazzo, che è quello che ci ho parlato prima al telefono. No. No, è venuta già? No. No, 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 deve fare un PC completo. Allora no, va bene. No, mi ha detto dopo ti porto il PC di mio figlio. Sto pensando di fare il PC nuovo. Vabbè, mo una ce l'ho. No, gli ho detto dopo quando viene magari. Il primo che è noi. Allora, comunque allora. Lara ce la giro per te, io no. Cavalli, ti sembra normale? Ti sembra una cosa giusta? Sì, tizio, è giusta. Vi prego, beh, andate sotto al video, vedete che ci ho scritto. Ma sotto al video di chi? Non si può commentare su Twitch. Ah, usted? Mi sa che te devo rimanere 30-90, 85 gradi in game. E ieri mi ha fatto artefatti. Sto provando a scaricare Afterburner. Ma che cazzo, Anamici sta a fare tutto. Sta trollando. Sì, si, per piace Supreme. Sì, 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 sì. Beh, guarda, sono contento perché se fosse rotta, almeno se te faccio la nota dei crediti, se te prendi la Supreme, allora, non abbecca tizio. Ti devo raccontare diverse cose in sequenza. Comincerò da quella per te probabilmente preferita. Amici, Gerardo dice: Fabio, senti audio che ho postato, un moderatore lo può fare, presenta a Fabio. Ma postato dove? Grazie intanto Punk per buon lavoro. Stasera non si possono guidare i camion, fa... No, stasera c'è Days. L'ho guidato oggi i camion in real. Questa che è la summoner. Due palle, questo tizio. La summoner. Era finita la... senti quanto caga il cazzo. Allora, la promo era finita a 99 euro di questa, no? È finita, scaduta. No, non è che puoi chiedere a Rob, io giuro di a Rob, Robert, c'ho un cliente che no, non ha è fatto cliente, in tempo c'ho uno scroccone. Ma va bene, per voi lo posso fare, e me ne ha mandata una. Pensa ma quanto a che prezzo, scusa? 99. Invece di? 170. 160. Scusa, no, mi devi spiegare una cosa, questa, cioè, se la devi comprare tizio per casa? Sì. No, non te la vendo. Ma che ne sai, è una cosa tra me e lui. No, no, ma 100, non te la vendo. 120 io. Te l'ho 125, te la aggiudicata. C'è un'altra, ce n'ho due. No, non gli adamo, sai perché? Perché Anamici gli ha regalato una Rapid Fire della Corsair che ha lo switch rapido. Dammi lo smart switch. Lo sai perché abbiamo tanto, ormai lo dobbiamo dire, perché ha regalava. Darà deve fare regalare un'altra cosa. Fatto regalare la Anamici gli ha regalato premendo un tasto, parecchi tasti gli rifà doppi, tripli. Ah, è rotta. Anamici regala roba rotta. Però talmente no, vedi, talmente non lo voleva dire tizio da Anamici, perché se Anamici si sentiva magari in difetto, allora abbiamo detto non lo diciamo, ormai l'abbiamo detto Anamici. Vabbè, lo dico io, l'altro io non ti preoccupare. Ah, lo sa. Da quando ormai sono boomer, posso dire quello che mi pare. Anamici manda roba rotta Anamici. Mo ogni volta mi dicevo, te lo regalo io che è rotto, che muove, da. Bravo, bravo. Beh, bravo. C'è stato di peggio, il fancazzista Luca Civita la vende, la roba rotta. Ah, vedi. Grande Don Andrea Alfieri, minchia, no, baciamo le mano, 5,49. Questa è una sbragata di cazzo, ma perché 5,49? Non lo so, perché dici spicci mancia, il resto mancia. Comunque, ma ha stoppato. Che t'ho stoppato? Allora, questa era la prima, poi seconda. Allora, dovete sapere... che questa sera avverrà una cosa molto importante, cioè abbiamo un comeback, è un comeback pesante. Ragazzi, stasera Cavalli torna su Days in streaming. Mamma mia, si è stoppato pure il telefono. Hai solo Aliu. Vabbè, io non so così paziente come Pino, quindi se non si fa le cose sbragato. No, guarda, di questo comeback sarà sicuramente contento Pino, perché Pino da solo non gliela fa più. È certo che non gliela fa più, no, puraccio, schiavizzate. Pino, come si coltiva? Pino, come si mette il codlock? Pino, ma se pianto le zucchine e c'è i pomodori, ma si mai, può fare? Pino, ma ci devo mettere l'acqua? Pino, ma posso cucinare all'orpone? Guarda Pino, dai i cavalli che sto da solo su Dates. Ha detto subito. Cavalli, posso essiccare questo? Senti, ma se combino questo con questo... Ah, senti Pino, com'era per fare la staccionata? Allora, aspetta, vi prendo, non ne va più. La linea di internet, Pino, mi vieni a prendere. Allora, aspetta. Perché... Vabbè. Volevo dire, questa è una cosa importante, ma al di là del poro Pino, che non è da meno, però con la linea internet del negozio, come è andata a finire? Ah, ancora peggio, niente, quella è la terza cosa. La terza cosa, poi ti dirò la quarta. La terza è questa, la linea internet del negozio è finita in questo modo, che Cavalli ha aperto il guasto, loro me l'hanno chiuso dicendo è tutto a posto. Io ho riaperto il guasto, me l'hanno chiuso, è tutto a posto. Ho riaperto il guasto dicendo, regà, mi dovete mandare un tecnico sul posto, perché sennò voi vedete che la portante è 20 mega, ma io vado a 0,5.
faremo il possibile. Ieri che hanno fatto, hanno chiuso il guasto. Siccome io poi dopo mi incazzo, io ho preso subito diritto di recesso. Vec, questo è il documento. Grazie, arrivederci. Chiuso, no, ovviamente chiuso il read. No, vabbè, aspetta. Lui come si dice, l'ha riassunta un po' troppo rapidamente. Vabbè. La cosa è stata questa: e quando ha chiamato la signorina e ha detto, scusi, ma voi mi avete chiuso il guasto, ma qui il problema rimane e non mi avete mandato nessuno. E quella a un certo punto gli ha fatto, a noi ci risulta tutto apposta. Il guasto non te lo posso riaprire. E lui ha detto, scusa, ma se io il problema ce l'ho, che faccio? Me lo tengo. Ho appena messo la stalina. Non mi fa, mi fa, io non posso riaprirle per la terza volta un guasto. Ah, oh, no, non me lo voglio aprire. E ora faccio vedere il coglione. Chiudiamo tutto, allora. Senza voler aprire niente, richiudiamo tutto. Allora, quindi siamo adesso, abbiamo fatto la richiesta, mi sembra, a Team. Perché Vodafone, abbiamo scritto, penso che Vodafone sembra il club dei miliardari. Non ci hanno manco cagato, ci hanno risposto. Che cazzo, ragazzi, voglio pagare, non è che... Comunque, beh, non ce l'hanno fatta mettere. E quindi stiamo aspettando che poi verranno col Team. Poi, altro problema è anche la portabilità del numero, che non potremmo farlo. Perché praticamente cosa succede? Team ti richiede un pezzo di carta scritto, ok, o un SMS scritto, dove ti danno il codice di migrazione. Quindi Wind, che siamo appena entrati in Wind, ci dovranno dare un codice di migrazione. Visto che non abbiamo ancora la prima fattura, non ce lo danno. Se chiami Wind te lo può solo dettare, ma Team ti richiede, no, a me mi serve una cosa scritta, e quell'altro non te lo danno il codice di migrazione. Quindi a quel punto devi perdere pure il numero di telefono. T'hanno un culato. Tanto? O aspetti la fattura e dopo non puoi più fare diritto di recesso. Spettacolare, comunque è geniale. Cioè, oh, raga. Questo però è un desaccio. C'è il terzo sistema, che è lo stesso che ho usato per PayPal. Io chiudi Read e gli soldi gli dai. E poi dopo, se in caso, se vedremo. Fammi causa, ma anche le guardie tanto. Allora. Giusto, tanto ormai siamo banditi. Stefano insulta la gente, ah. E i guardie vanno a cercare a casa, questo non paga il telefono a casa, noi non lo paghiamo al negozio. Sì, siamo sovversivi. Allora, chiariamo subito, io non sono Pino Ciccio, quindi io, se Fiorentini, se Tizio non sanno fare quella cosa, lo vedi quell'albero legna? Legna, no, però legna. Mi servono 8 tronchi, mi vai a fare i tronchi. Pino vizia le persone là. Perché la cosa è, stai a piedi, sponi, non gliela fai a salire da solo. Pino, mi viene a prendere. Pino, se ghilli, coso, piada magna, ammazza il cervo, ammazza il pollo, cucina tutto, mo te vengo a prendere a piedi. Cioè, Pino c'ha una dedizione che è una cosa. Devono passanto. Sì. Beh, ma quando comunque sia sei padre di famiglia e sei abituato comunque sia a stare appresso ai pupi, capisci? Poi ti viene una skill che si chiama callo. Stasera andiamo a sparare, altro che allora, così. Stasera andiamo a sparare su Days Electro. Sì, perché poi ti devo dare un'info. Nel girare abbiamo trovato un po' più giù, non è neanche lontano, abbiamo trovato una base nemica attiva. E allora si raida subito, si raida. Ma cazzo, raidi che c'è i bastoni, ma in mezza arma. Ma sti cazzi, famo la scaletta e si entra. Senti, Pino insegna. Qua te dice, lo vedi per area clienti il codice di portabilità, no? Non c'ho l'area clienti. Non c'ho l'area clienti. Non perché per iscrivermi all'area clienti, senti le merde, per iscriverti all'area clienti ti dicono, ok, mi dai il tuo codice cliente, lo puoi recuperare sulla fattura. A me non mi è mai arrivata la prima fattura ancora, quindi non posso entrare nell'area clienti perché non c'ho il codice cliente. Troppo forte Days. Alessio, sta buono che hai pure rifondato Cyberpunk. Dai, sta buono. Allora, tanto il primo a morire sarà Tizio, come sempre. Abbiamo trovato. Ho trovato, dice Rino. Comunque, mi spiegate che cos'è il simbolo questo con a fianco. Ma ve lo siete messo o ve uscito? Quello è il simbolo Sadditech, secondo me. Porco Giuda. Beh, se c'è la Tizio, questo è tutto dire. Allora. Un banno a vita, altro che tassare poi, 99 allora, euro. Devo raccontare un altro aneddoto. Allora, perché ti ho detto che prima si è superato Inigo Tizio? Gli hanno rifiutato il refund, cioè senti bello, ci ha giocato 5 ore, molto tieni, l'ha pure riscaricato. Perché gli hanno rifiutato il refund? Perché ci ha giocato 5 ore. Si può giocare massimo 2 ore se vuoi fare refund e c'hai poco tempo per farlo. Fiorentini. Grande omicitto che ti sei abbonato ai CFX Roma, 19 mesi, 19 mesi di fila. Ormai se lo spamma da solo. Lo spamma da solo, non so se l'ha fatto quando l'ha fatto di là, però comunque sì. Tramite mail non ve l'hanno inviato il codice cliente, non te lo danno fino alla prima fattura. Non c'ho nessuna mail, purtroppo. Cioè, secondo me se vado a controllare io sì, ci sta da qualche parte. Trovalo. Tanto ormai l'ho fatto senza portare. Buonissimo da Daria da 40 euro. Il Silon lo trovi sul nostro sito, costa circa 34-35 euro. È un buon blocco dissipante se lo vuoi ad aria. È anche carino da vedere. Tizio, domani passare a sciopparla, va bene. Allora, senti qua. Ti racconto la cosa di Inigo, però ci voleva una telecamera, ma cercherò di renderti comunque il racconto fruibile. Senti bene quello che sta. Ieri Inigo, infatti Inigo mio hermano ha spedito, perché stavamo parlando di 10 giorni fa, mi fa, anticipate a Daria da 40 euros per 3600. Ma mi dai il tracking, mi fai il tracking e non ce l'ho.
Io ho fatto: scusa, come fai a non avere il tracking? Mi fa: tranquillo che tanto arriva. E già là tu dici: vabbè, sono passati quasi 10 giorni, va bene. Gli ho fatto: ma hai spedito all'indirizzo giusto? Mi fa: certo, anche l'altra volta ho spedito all'indirizzo giusto, ma hanno sbagliato loro. Ho fatto: su questo c'ho i miei dubbi. Poi gli ho detto: hai chiesto di chiamarmi prima che vengono? Mi fa: certo, sono obbligato a chiamare quando vengono. Mi ha, testuali parole, mi fa: gliel'ho fatto scrivere sulla bolla. E io lì bello carico ho detto: mamma mia, stavolta mi chiamano. Stamattina alle 10:30 passa un bel furgone, poi dico: non è mio. Poi fa retromarcia con la sponda e dico: questa è roba mia. Questo tira il freno a mano, scende e mi fa: allora, c'ho 6 pallet dalla Spagna. E io lì, siccome che me l'ha fatto con un tono un po' che non mi è piaciuto, io ho fatto: sì ciccio, ma proprio così ho fatto: sì ciccio, ma tu mi devi chiamare prima. Fa: guarda che nessuno mi ha detto di chiamare, fammi un po' vedere la bolla. Proprio così ho fatto: fammi un po' vedere la bolla, tipo molto sputo in faccia, fammi vedere la bolla. Ma ho fatto vedere la bolla, c'era scritto preavviso telefonico, no. Ombre! No, sono diventato così piccolo, ho fatto vabbè, da una mano. È fiesta! Ho fatto vabbè, da una mano, te da una manascaria, scusa. Allora, questo è come si è superato il mio stavolta. Ragazzi, avete converter il ventole standard RGB 12 tu a RGB 5? No, non ce li abbiamo, non so manco se esistono, ma se me lo dici penso di sì, ma non li abbiamo. Adattatori, sta robetta qua, cerchiamo di trattarla il meno possibile. Allora, stai, ti ricordi lo scappamento professore di Fabio? Sì, me lo ricordo. Top Nico, ciao ragazzi, mortacce, grande Ciccio Massa che sia buona, sti maledetti. Buon pomeriggio Giuseppe Conti. Ciao Giuseppe, intanto 3006 XT e 660 Super considerato obsoleto? Assolutamente no. Non pure lui. Ragazzi, come state? Benissimo Francesco. No, volevo chiedere, questo loghetto che hai da fianco al nome, che Ciccio ce l'ha color oro e invece Tizio ce l'ha verde, Giulio ce l'ha verde, che cos'è? Me lo sapete spiegare? Perché non c'era la volta scorsa. Quindi non... È il logo dei boomer. Il logo dei boomer potrebbe essere. Poi oggi dobbiamo montare sta mega build, in realtà, che fra un po' dovremo pure iniziare, se non finiamo più, perché questo c'è Master Liquid 240 su un 5000, cioè Ryzen... Raga, Ryzen 5008X con una 3090 Zodiac, allora, cioè, qui abbiamo veramente alti livelli. Poi su un Fantex Evolve X, il logo del sub di YouTube. Ma prima, perché tu non ce l'hai, Joe? Scusa, eh? È spawnato a buffo. Il loghetto indica che sono abbonati al canale Easy Fix. No, perché il canale Easy Fix, quando ti abboni, ti esce il loghetto che c'ha a fianco Alessio Fiorentini, Benny, Joe, c'hanno quello. Che cambia di colore in colore. Forse perché sono arrivati al cap? Stai sminchiato? Allora, Stefano Cucciardi, oh, ma almeno tu me fili, perché Cucciardi dovrebbe filare, Samuele? Sei proprio un boomer, Stefano? Assolutamente sì. Però negare questa build, sì. Perché un 240 su un 58X? Sinceramente non lo so, ma comunque basta, perché comunque non scalda come poteva scaldare magari la vecchia cosa. Esce quando scrivi boomer, non ci credo. Guarda voi, attendo l'esito del tampone, dai dai, che sarà negativo. No, negativo. Stefano, i piedini e il professore come stanno? Quali? Questo? Camminano ancora, dai. Ma questo? Questo qui è un processore che ci hanno portato, che è un 3006 con i piedini storti, ma mi sa che non si può sistemare. Se lascia sta, una cosa nostra. Ah, ok. Poi, per rispetto ai confronti del signor Piscotto, giusto, giusto. Avete già assemblato tutto? No, quello devo iniziare. Allora, stai calco, è scomparso fratelli, l'hanno mandato a chi l'ha visto, non scherzo. Ma davvero? Cioè, quello che fa il video fratelli 1727 è sparito. L'hanno mandato a chi l'ha visto. Quello sarà scappato. Ma veramente, sul serio? Sono stati lui. Quello sarà scappato, regà. Quello perché ovviamente c'era dei precedenti. Stavano a cercare e si è dato, no? Cioè, il tuo S-Bar 360 va benissimo, Land, però non si trova più. Ciao, Gitezzo. Ma davvero, prova a immaginare la faccia di chi riceve questa pomeriggio. Ma non è un regalo di Natale, Adriano. Questo qui si è comprato. Se l'hai comprato e si è fatto, si è regalato sto bel PC. Anche perché chi ti ha regalato oggi un PC che costa 23.000 passi euro? Un PC da 8.000 quando? Prima o poi arriverà, una volta l'abbiamo fatto. Ciao Aleir, ben arrivato. E volevo dirvi poi, aspetta, che altro volevo dire? Mi sono perso. Ah, scusa, domani sabato tu, Tizio dovrebbe venire a Piazza Statastiera? Mi ha detto? E deve venire pure il Cucciardi domani? 4 e si ordina, arriva e no, non si trova proprio l'ace bar, quello 360, se mi chiedi quello non si trova da ordinare. Sì, domani. Allora raga, come si chiama il forum del cavalli sui network? Fibra Click, ma non è mio, ovviamente.
Era meglio che sì, 5.900, ma raga, 5.900 ci trova più questo. Cercherò di dare una mano, ma non assicuro nulla, farò il massimo delle mie conoscenze, dice Gerardo. Cucciardi ha detto che viene. Sì, ma domani non vi pensate che venite e vi parcheggiate, che io dopo un po' vi caccio, perché io sono un boomer, capito? Ma anche, guardi, io prendo e faccio documenti, faccio a terra fuori, che se stavamo pisciati come stavamo ieri, vedi come vi caccio, vedi Se come parcheggiano seduti, dove porco mettono c'è. seduti. No, perché tizio, ormai quando deve venire in negozio c'è piena cosa, vabbè che veda un po' lontano, però se prende la giornata, c'è cioè, venta la mare e dice, ma a pranzo non ci sto, esco la mattina, torno la sera. L'altra volta pensa che io sono arrivato, lui è arrivato alle 10, ok? Io sono arrivato all'una, era venerdì scorso, ma una cosa del genere. Alle 7, no, manco, alle 7:30 Fabio mi fa, esci che devo finire i pacchi, chiudo io fra un quarto d'ora. Tizio è rimasto dentro con Fabio, si è chiuso dentro, cioè non se ne va manco a chiusura, tante camere, a un certo punto lo chiama e fa, figlio mio, dove stai? Tutto a posto, stai bene? Dice no, tranquilla, ma sto a tornare, mo ritorno. Cioè, amare per me, se pensa, chissà quale giro ha preso. Non mi fido se trovo che ha preso un giro brutto. Gente, frequenta gente brutta, lo porta sulla cattiva strada. Sparisce proprio. Quindi domani, se tu vieni, ti faccio sta cosa che non avrai mai fatto. Dentro a sto negozio, te ci faccio sta massimo un'ora e ti ho detto tutto. Sì, confermo. Cioè, qua lui adesso chiama la madre, ma domani ci sto tutto il giorno. Che fai? Vai a lavorare? No, ci sto a fare tutto il giorno. C'ho da fare una cosa lunga, impegnata. Poi c'è qua che cazzeggia tutto il giorno. Ciao Kira. Io se non mi ritiravo, mia madre manco mi chiamava. No, non assicuro nulla, farò il massimo delle mie conoscenze. Bene, altrimenti tronchi con Tizio ecco per Fiorentini. Ovviamente vengo prima. E te pare, camerai, mamma mia. Meno male che c'è un amico che sta rovico. Comunque, un amico. C'è sta ancora un amico? Ah, sì, c'è sta. Strano che però ti cominci a farti i fatti, eh. Scarica un furmark e mettila a testa sta scheda. Se te farti i fatti, sei rotta. Io per dire, a 1085 non ci arriva. Però ci metto. Però io ho visto ieri pure durante Cyberpunk. Io ho messo la ventola. Ma hai messo l'afterburner? La prima cosa che devi scaricare. Tu stai a pensare a scaricare le cazzo di controller delle lucette del cavolo. E poi la scheda ti si fonde. Che cavolo. Grazie intanto. Oh, grande ancora il Don. Il Don che dice, ragazzi, come le configurazioni con 99K 3090 32 GB e Ragazzi, un come vedete una configurazione con no, perché il i9 9990 vuole bene solo la 3090. Zotac è 32 GB di RAM e un G9 da 42 inch Samsung. Mi ripresento anche io, mamma mia. Chi è? Mi ripresento anch'io. Pure Civita su Daisy. No, no, raga, così è troppo. Ma no, così ne la fa uno 80 per euro volta, che raga. smartphone Redmi 9. Ti mando una mail e farmi PC. Bravo Francesco. Fai vedere il video di ieri a Fabio che ridiamo. Eh no, è troppo lungo. Quello poi ve lo vedete, raga, su Twitch lo trovate. Link a Twitch, raga, se non l'avete ancora fatto, follow quadro. Ieri sera mi sono appiccicato con uno gli ultimi 20 minuti della live su EasyFix. Vuoi vedere, ma ammazzate le risate. Basta leggere la chat, quello che scrivono loro in chat. E sta ammazzate le risate. Abbassate il volume della voce che legge. Abbassate il volume della voce che legge I i messaggi. messaggi. Vico. Il coso Ah, l'abbiamo vabbè, ma tanto ne esce uno ogni tanto. Com'è che il cavallo ha sempre una risposta a tutto? Dove? Chi è? È il Joe che dice: com'è che il cavallo ha sempre una risposta a tutto? Il cavallo ha studiato una risposta a tutto, non è che si inventa, è uno studiato, vedi? Ha studiato proprio per avere una risposta a tutto. C'è un libro, come rispondere a tutto. C'ha risposte pronte per tutto. L'ho visto, sei stato molto diplomatico, devo dire, Alessandro. Sì, è vero, ieri sera ci sei mancato. La serie 9 di Intel è in fine produzione, sì, da mo'. È all perché hanno cambiato socket. E tanto è finita voce. Lo dovremmo abbassare, poi lo abbasso. Va Cavale, bene, Sebastian, va bene. come. Se sta sotto ai 300 euro è ottimo. Ho visto dei snitch, dei leak del Samsung S21. Sì, non mi piace. Perché no? Non mi piace. No, ormai a Samsung non mi piacciono più. Ah, faccio un full mark in diretta ad Alessio. Fallo. Però senza abilitare MS Afterburner, perché devo. Anzi, no, pure con MS Afterburner, se te lo devi fare, te lo devi fare non quando va su cala temperatura, te lo devi fare sempre se sei rotta. È qui Matix, sì, è qui. Manca i guardi. Ma che guardi. Via con l'hashtag manca i guardi. Tizio, metti il link di Twitch, fai qualcosa, sei moderatore. La gente magari dice: voglio andare a vedere come Stefano ha litigato, ha discusso con uno ieri sera su Twitch. Devo trovare il link del canale. Come lo trovo? Link. Bravo Pierpaolo, bravo.
Ho comprato stock a circa 2100 spedite. È una Founders Edition, pagata troppo. Secondo me è un pelo sì per essere una Founder in realtà. Oh, vedi che Alex fa il Prime su Twitch mentre siamo live su YouTube. Basta, dici una volta. Non è che mo ti fa vedere che sei fermato contro il V. Mo dimmi che la tastiera che è rotta e te spamma tre volte il comando. I modi del signor Pesco. Sì, la S per chi è abbonato al canale. Se si clicca sul dollaro qui sotto la chat hai possibilità di avere la S. Non ho capito. Ah, super sticker, super chat. Abbonati, lo vedi? Ah, ti piace essere abbonati per questo canale. Ah, ma quindi è manuale, cioè nel senso. Allora, tutti gli abbonati, pure Joe, e via, tutti. Eh no, è più bello quello che c'è noi. È più bello il loghetto che abbiamo caricato noi. Ma non te li. Non te li dà tutte e due, scusa. Prima no, non no, perché a chi è abbonato tipo Ciccio gli ha levato. No, allora no, via, raga. No. Poi le notifiche a non finire. Ma io ce l'ho il Samsung in realtà, già ho fatto l'S7 e l'S9. Sto ancora con l'S9, prima o poi devo cambiare perché la batteria mi comincia un po' a abbandonare. C'è un'area quindi che scalda come una stufetta a gas. Se è possibile fare un custom liquid cooler, ovviamente rientra una postazione fissa. No. Poi Alien M15, che cos'è? Perché dovrei vederlo, ma dissipatore custom liquido diventa magari. Cascavite quando vi serve magnetico non lo è, quando è il contrario è magnetico. Ciao Giroma, voglio vedere la reazione di Fabio e non la potrà vedere, non la potrà vedere in diretta Final, a meno che non se lo guarda stasera su Twitch, perché Fabio stasera streama il canale. Ah, streama stasera su Days il canale. Vabbè, faccio una sorpresa, mi presento e va ammazzo a tutti. Non dico niente. Stasera, raga, su Dez, prima di presentarmi, quindi nasciamo tutti, cioè sponiamo tutti a zero. Allora, io spono senza dirvi niente, con un falso nick. Arrivo lì dove è che state voi, perché tanto mi basta soltanto un'occhiata per capire al capannone dov'è che state. Mi presento là senza dire niente, ammazzo qualcuno, perché qualcuno sicuramente per come giocate scialli, cioè per come giocate scialli qualcuno ci resta e poi via, rinasciamo tutti quanti da zero. Vediamo se riesco a far vedere quanto sono piegati sti dentini. È tosta perché dovrebbe mettere a fuoco un zoom molto 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 Ah, ovviamente in game sta cosa, mi ultra dissocio anche se non è il mio canale, in game ovviamente, non ammazzerei dai. Nessuno. Dai, metti a fuoco. Niente raga, non ci si riesce, non ci si riesce, sto cosa è come se... Fa. No, è come se mette a fuoco sulle mani, cioè non c'è verso di fargli mettere a fuoco una cosa che non è la pelle, porca miseria. Guarda, metti a fuoco, metti a fuoco, metti, guarda, niente, si è sfocato tutto. Ciccio, qui non puoi fare alt F4 perché c'hai sempre quei 20 secondi di scarto. Dai, metti a fuoco, mannaggia la miseria. Niente, raga, non ci si riesce. Serve una camera più potente. C'ha dei pin, ecco. Qualcosa si vede, okay. Tipo qua su. Indica. Ah, si vede là. Ah, gridi. Parecchi so. Cioè, non ce n'ha tantissimi, però in alcuni punti è un po' un casino. È che sto scomodo, gira. Vabbè. Comunque, vabbè, questa qua. Poi, ma questo qui non è di questo PC, questo è di un altro cliente. Che si è per togliere il dissipatore. Ha strappato, diciamo, il processore, quindi dalla sede e si sono piegati. Allora. Stiamo montando una 3090 della Zotac. Allora, questo intanto lo tolgo, poi ci perdo tempo dopo questo processore. Io intanto comincio almeno a scartare qui la configurazione di questo Evolvix. Che qui c'è un sacco di roba. Qua sono le 4 Hans Benz. Grande che si rifingherona. Cominciamo almeno a fare il caffè. Allora, raga, cominciamo a fare qualcosa di serio, cominciamo a montare. Allora. Guarda, il problema è che l'unico modo è scegliere. Poi ieri ne ho montati talmente tanti che ieri sera sta persona che mi si è messa di traverso ha scelto il giorno sbagliato, era il giorno che avevo meno pazienza di tutti gli altri della settimana e mi sono contenuto ugualmente.
Poi ragazzi, mettete pure il link al mio canale di Twitch, quello personale, perché io streamo anche sul mio canale personale oltre che a quello di Sifix su Twitch, perché poi ieri sera ho fatto la prima puntata, la prima presa di contatto con Cyberpunk, devo dire che mi è piaciuto molto. Caffè gioia e il caffè che non ti annoia. Quindi eccolo qua, l'ha messo il carascione, l'ha messo il carascione, ragazzi, se qualcuno volesse dice ah non sapevo che Stefano pure streamasse, perché almeno non vi perdete dei contenuti che si fanno extra e ci si diverte, ragazzi, ammazziamo dai risate. Allora io siamo sentito un paio di volte che io ammazzo dai risate quando stream da casa, poi quando c'è qualcuno che mi chiama boomer mi spacco proprio, guarda. Iron boomer, vai. Se l'operazione può reggere il confronto con questa configurazione. Ah, configurazione Intel? Beh, questa è una configurazione molto spinta, devo dire. 32 giga di RAM, comunque sia, col VD Black. Anche se questo qui è... Questo è un SN750. Ci poteva mettere pure un 850. Il problema è che poi quando stai al limite col budget, magari vai che anche poi i 50 euro cominciano a diventare il peso, quindi cerchi di limitare qualcosina. Vabbè, Zodak, questione di garanzia. Beh, al momento Christian bene, recuperata la live di Cyberpunk, bella live, sei volato di sotto, mamma mia che spettacolo, non so volare di sotto, mi sono spaccato, mi sono incastrato. Che? Come sei incastrato? Tira fuori il sotto, no è il sotto, quello là, muovilo verso un po' su e giù, che si incolla quello? Sì. Aspetta, eh. Sì, questo qui si incolla con i cialde. Era pieno. Aspetta, eh. Vabbè, che poi c'è. Poi se mi dici così. No, perché sta qua, come si chiude? La tua faccia, lo disse lui, era da quadro unico. Sì, perché ho fatto per un attimo, ho fatto una faccia di che vuol dire? Perché è una cosa, sai, quando ammetti ignoranza dici non lo so. Assolutamente sì, magari si è risparmiato alcune cose, però è riuscito magari, che ne so, arriva alla 3090 invece che, per carità, non è che costa tantissimo di più, però è pur vero che è facile dire quando ha fatto 30 fa 31, però è pur vero che magari già era partito per una 3080, poi magari dice vabbè 3080, però in questo momento non c'è stanza, arriva che vabbè va da 3090, tutto il resto può aspettare. Quando lo riporti Cyberpunk non seguo altri perché c'è il rischio spoiler. Beh, se segui me allora potrebbe essere anche stasera dopo Days di Fabio, che potrei stanotte veramente potrei startare più tardi, però non lo so, dobbiamo vedere come ci arrivo, perché sono giornate un po' toste, stamattina dovuto andare pure al dentista a fare pulizia dei denti. 7 ore Cyberpunk, spero che non finisca mai, ma prima o poi finisce. Sì, ma è lunghissimo Nello, cioè è lunghissimo, e poi comunque poi usciranno espansioni a livello di open world, cioè tipo uscirà l'espansione quella per il multiplayer, io aspetterò più quella che magari espansioni di mappe proprio, che la possibilità di giocare poi online con altri amici. Sì, ha fatto 30, fa 31, va bene fino a un certo punto. Bravo Crascio, perché sennò quella mob è già aggiornata. Non lo so, ma c'è il no, sicuramente no, ma c'è il bottone BIOS flashback, sicuramente utilizzeremo quello per aggiornarla poi, perché sennò questo poi non c'è parte. Comunque 58X non ci danno il DC all'interno. Allora questo lo possiamo togliere per il momento. Andiamo a mettere l'SSD, l'NVMe. Visto ora il video incriminato, a parte un attimo li sei tenuto, però sicuro nel tipo preso sul personale, va un boomer, a chi nasce dopo 80 fino al 75 sarebbe in teoria. Io è un termine per me, l'ho sentito dire, ma io pensavo, sai, perché siccome l'ho sentito dire da quando gioco ad F1 che sono tutti ragazzetti, pensavo che in realtà volesse dire kamikaze, cioè tipo uno che entra a cannone sulle curve, quindi sei un boomer, cioè entri a bomba, sei uno che boom, cioè io boomer boom, capito? Immaginavo così, tipo sei uno che entra a cannone e fai strike, ma immaginavo così questa terminologia. Poi siccome non è che mi interessa, non l'ho sentita così tanto da dire fammi andare a leggere che cosa vuol dire, no? Però è brutto quando arrivi a una certa che dici ci hai già messo lo zucchero? Mamma mia, sei top. Daniele Squillace, sul vostro sito nei PC completi di EasyFix non c'è nessuna configurazione con i nuovi Ryzen e le nuove RTX, no. Bisogna contattarvi a parte per sì. Un preventivo. Sì. Mandaci Daniele, sì, mandaci un'email info@easyfix.it.
per fare un preventivo dettagliato, sì, quelle lì le dovremmo aggiornare, ma col fatto che poi lo metti là e poi non c'è sta né disponibilità è tutto un cavolo. Grazie. Quando dici ste cose, quando dici ste cose sei ancora più grazie Nello. Io che smetto di canagliare la prova che sono un boomer. Può essere cavale migliore del boss. Io quoto. Grande Nello, che belle le live belle. Che belle le live belle, è un bel modo di dire. Grande il monco che ci follow insieme a Cecco Crocetta, insieme ad Alex che ha pure resabbato. Simon Pescatore è un boomer. Gucciardi anche lei è un boomer. È un gran bel pezzo di boomer, devo dire, però, Gucciardi se lo porta bene il suo boomeraggio. Cioè, pensate alla coppia Ryzen 5 9 3070 vada bene. Poi per queste componenti va bene una 3850. Sì, ma a sto punto, guarda, io ti direi fai in 5.8 e mettici una 3080 se devi switchare a livello di prezzo, Sì, la 3850 va bene, Leonardo. Ho rivisto la live e mi ero perso quel pezzo. Bellissima, Sebastiano. Cioè, ieri è stata bellissima, raga. Io ho detto, chiunque dice ancora che pensi ancora che Twitch non valga la pena seguirlo e che dice non mi interessa installare un'app in più o comunque mettere sul browser tra i preferiti, farmi un account, che poi chi c'è Amazon praticamente l'account già ce l'ha praticamente fatta all'80%, perché Twitch è di proprietà di Amazon, quindi se utilizzate un account di Amazon potete loggare veramente sull'account di Twitch e fa la stessa configurazione, cioè lo stesso login ve fa mettere senza problemi. Per chi pensa che ancora non ne valga la pena e che ci portano solo game da casa, ragazzi, fanno live dal laboratorio in più il martedì e poi da casa comunque succedono cose. Cioè, si parla di argomenti, si va a finire su argomenti dove non devi fare cose, dove ci puoi dedicare e vengono fuori dei bei parenti. Ah, grande The President, sì. Purtroppo Mystic Light spesso alcune volte non va. Il Pinephone, l'hai provato? No, non l'ho mai provato. Se sono due account diversi, Twitch e Amazon sono due cose separate. Sì, sono separate, no, le sto dicendo, però se c'hai Amazon col Prime e lo associ, sì, crei un account, ma che ci vuole creare un account? All'80% ce l'hai già fatto, metti gli stessi dati, cioè dovresti per dire, non che loghi con gli stessi identici dati. Però è facile da farlo, capito? La 2060 tutta ultra su Warzone, quanti FPS fa? Tutta, a che risoluzione, Francesco? Full HD? Per me Full HD tutta ultra con la 2060 su Warzone potresti fare intorno ai 100-120 FPS. 110. Manu, con un pennello morbido, un pennello di quelli morbidi, di quelli per, non lo so, per la pittura, per la pittura, per gli acquerelli. Allora, fatto questo dobbiamo montare, io monto subito il dissipatore su questo bellissimo case dove le viti si trovano all'interno. Allora, ieri è un macello, pennello cinghiale, giusto? Ecco lì, dov'è Nello? Viti? Non si trovano, no Samuele, purtroppo bisogna aspettare. Tutto minimo ci può pure stare. No, non rischi nulla sulle tue componenti, Christian, fa solo rumore di coil wine, purtroppo può capitare. Se lo fa proprio in maniera eccessiva dovresti vedere se di fartelo magari sostituire. Secondo voi come va Cyberpunk su un i5 6600? 6600 ti castra tanto, Pasquale. Con una 2060 secondo me se giochi in Full HD dettagli medi poi ci riesci a giocare, Cyberpunk non è per forza un gioco che va giocato tutta stecca, naturalmente come dice l'immersione, il gusto di giocarci a un dettaglio elevato, ma quello c'è su tutti i titoli che escono. Cyberpunk che dà l'impressione che è il primo vero gioco che sfrutta un ray tracing ad alti livelli, infatti ha diverse tacche di personalizzazione su ray tracing, non è solo ray tracing on off. Ieri l'abbiamo visto per un attimo sulla live che ho fatto sul mio canale mentre ci giocavamo a Cyberpunk, quasi alla fine stavamo in un garage, per terra c'era una chiazza d'acqua dove si vede il riflesso delle grate sopra con una luce. Ho disattivato il ray tracing, si vedeva praticamente un puntino di luce e basta, tutta sfocata l'acqua. Come ho riattivato sembrava uno specchio, cioè quella è la differenza. Sei tutta stecca, fai 75-85, ok. Cortana, Windows Defender o nemmeno GeForce Experience, nulla di nulla. Beh, così lo puoi, se lo vuoi ottimizzare al massimo del massimo, ma non è che poi
cambi poi chissà che cosa, però se ti piace essere un po' più smanettone o avere la certezza che il tuo sistema è ottimizzato al 300%, lo puoi fare. Io mi limito semplicemente a non fare troppe modifiche al sistema, non installo nulla, metto quei due o tre cose, installo il gioco di giro, come non va sbrago, però dopo non ci perdo tempo a risettare tutto, capito? Con una 38 Andrea Marino, no, la 3080 Cyberpunk, va che ti dico che se metti tutta ultra come me ieri, tutto a stecca, 2K, ultra folle, tutto quello che se mette ultra fai circa 60 fps in 2K. Tutto sto casino per fare 60 fps. Ma tutta a stecca però, Dopo che c'è la 3080 vedi un po' che metto qualcosa a medio. Comunque stiamo a vedere che un amici su Furmark gli fa pure dei scatti, freeze, deve refundare. Se ne l'ha squagliata sta scheda, che lui è stata la risolta per Lucetta e l'ha messa MS Afterburner. Mo te vogliono a me, mo so cavoli. Niente, Fabio, il venerdì viene rapito ormai, devo spostare la live, devo fare a mezzanotte e un quarto, raga. Mi dava una curiosità, visto che l'alimentatore è sempre 600. Questo non mi serve. Allora, dove trovano? Non si trovano, regà. Non si trovano. Non devi fare domande dove si trovano. Non ci sono canali secondari dove, oh vabbè, tali medio sotto banco. Non c'è stato. Poi prima della 4080. Quando uscirà ci pensiamo. È un bel case, Leonardo, quello. Per esempio, io mi comando proprio per la stazione. Tizio, Rizio, che non ho capito chi era che. Insomma, capito, Tizio? Che roba. Tranquillo, ho fatto scrivere sulla bolla. Io è quello che ho pure imbruttito. Se. Senti, ma quindi hanno amici che c'ha la scheda rotta. È rotta, gliela cambiamo. E gliela cambiamo con che? Che cazzo ne so. Quello tanto ti dice, getti i soldi, aspetta che esce la Supreme. Sicuramente. Però almeno così ne ha becca Tizio un regalo quell'altra, sono contento. Poi gli amici ha la scheda rotta, non ci credo mai. No, a rotta, sta di adesso stanno a fare full market, gli va scatti. Quella la squagliata, era 85 gradi per giocare a stecca. Certo che... Non ce la faccio. Non ce la faccio più. Senti, apri il modem e disattiva le telefonate. Stop al televoto. Stacca il modem. Stacca il modem e basta. Primo che ci ha avuto un guasto e sono pata la linea, dai. Guarda la gente, cioè, deve capire quando stai live. Normalmente bisogna fare così, stacchi il cavo e dici, senti, non c'ho più linea. E mandami per tecnico. Qui devo mandartelo. È vero, si fa così. Tutto quello che è in più è solo... Fullmark scatticchia, ma ti fa te fatti, ti crasha? Ti fa qualcosa, cerca di testarla bene, ma perché tu stai poi là, riapri il gioco, apri il gioco e vedi se ti fa artefatti sul gioco. Se te lo fa su quel gioco devi provarla su un altro pure gioco, apri Destiny e provala pure di là. Devi essere certo che te lo fa e non solo su un titolo, perché se solo su un titolo potrebbe essere dipeso proprio dal titolo e basta. Cioè dobbiamo essere certi, perché se no se la mandiamo indietro e poi ci dicono che è rotta, so cavoli. La Ciccone SXIA 2060 non trovi nessuna delle due tanto ad oggi. Bello, mi dissocio. La bella che entra in lista, guarda, prego, te la prende bella quanto te pare, ma non ci serve essere bella presenza, ci serve che devi saper parlare al telefono, perché tanto al negozio non entra tantissima gente. Io una radio, un pro, non la legge, qualcosa. Se deve essere rotta. È la scheda. Potrebbe essere la scheda, Se crasha qualsiasi cosa, gli farò provare. Su altri titoli qua. Su Destiny c'è stato talmente tanti bug e distingue le toast. Sì, ma se fa artefatti su artefatti, ma se ti crasha in 3D, te devi crashare in 3D. A meno che non te l'ha fatto. O se no riapri Cyberpunk e vedi. Gli artefatti te ne rendi conto se fa righe e artefatti strani. Se non li fa, vuol dire che stava scapocciando con temperatura troppo elevata. E non è detto che si sia fusa. Perché è come quando il processore ti arriva a 95 gradi. E il PC comincia a scavocciare, una cartella antapre, ci mette un po' a fare response, cioè queste cose qui. Quindi bisogna essere certi che poi non sia effettivamente dato da uno sbrocco della temperatura, ma da un'effettiva rottura. Raga, 150 like. Stasera faccio uscire pazzo Fabio. Dai. Vai. A 150 like lo faccio uscire pazzo. Dopo mezz'ora quitta. Io intanto fingerò uno. Ciao Peppiniello.
Siete pronti che fingerono sto 58X? Forse è il primo 58X. Il primo 58X fingerone. Mi sa di sì. Vado, eh. Guarda, guarda che mi sa 91. Sì, sì, sai. Francesco, posso che cosa? Oh, 100... Tizio, mai visto che sto tornando gli Aerofrost One? Ormai quello mo diventa, capirai, rappresentante legale dell'Europa dei Fantex. Ma ormai c'è il case Fantex. Davvero, comunque. Venduto, si è invenduto. Posso capire, amici, che comunque sia, ha girato con me i Mercenari 2, quindi comunque è uno che non guarda in faccia a nessuno. Però tizio, hai fatto della tua cosa, io sto così, Aerocool tatuato sul petto. Napoli, tatuato sul petto, poi adesivi attaccati sulla macchina, poi ha girato subito delle spalle. No. L'MX4 è troppo liquido, è vero. Sì, infatti non ci piace. E poi abbiamo notato una cosa, l'MX4 dovremmo farci uno studio. Se tu la vedi dopo anni, dopo un paio d'anni, si consuma prima, secondo me. Ha un consumo diverso. Beh, essendo più liquida magari sembra che svanisca prima. Allora, porcaccio, mi dissocio all'animale, non ho messo il soggetto. È vero, è vero, perché... No, perché noi abbiamo la riccia vicino, quindi era il porchettaro, capito? Ma scusa, ma un cavo in fibra da là? No, cavalli, ma non fai tipo un buchettino da là. Sì, ma ci devo arrivare dietro. Il buco là ci metto 3 secondi. Prima la punta così lunga te lo faccio vedere io. Oh, sfondava la finestra, tanto queste finestre ci hanno si infissi e so de nonno. Piscia, dimmi, fanno quando è che ti chiama il tecnico? Cavalli, ma chiamato il tecnico, viene lunedì alle ore 10, ok, e vengo pure io, così vediamo che fa. Infatti, la domanda è che è una cosetta succede ad un mio collega col suo... E prova a scriverla, Francesco, magari se non siamo noi, magari qualcun altro ti può anche rispondere, Da 2,80, perché per forza 2,80? Va bene pure in 2,40, Samu. Però se overclocking 8,7K, io ti consiglierei a 5 GHz, se ti consiglierei pure di ridarlo se vuoi stare con temperature più basse. Se ho trovato su Amazon un bracket per mettere GPU in verticale per i case micro ATX, quelli con 4 slot... Sì, esistono, come no? Esistono quelli della Cooler Master pure, ti consente di fare. La MX4 risparmia delicatezza, è vero, dura di meno, io la cambio ogni 8 mesi. I due Rizidac sono i due account del tipo ieri sera, sì, è mazza. Quindi tu a che punto sei arrivato? Monoblocco? Io mo prendo il case. Vuoi io mo ve lascio così, ve lascio. Il problema è se tu ce lasci, nessuno gliela già. No, ma leggo. Dai, io faccio tutto da solo. Io ormai tante live sono abituato, faccio tutto da solo. Mo prendo il case. È fatto talmente bene. Questo è il silver. Questo è l'antracite. Dovrebbe essere, se non sbaglio. Vidi del pannello in vetro frontale. Guarda Doc che mi scrive. Doc non si sta a guardare la live. Come Doc? Doc che mi scrive su Discord. C'è un kit render da 1060 due ventole con kit art. Ma è una domanda o un'affermazione? C'è sta, raga, ma non spendere i soldi per cambiare distributore di una scheda video che ormai sta, cioè, è uscita da parecchio. Poi mi levano tanti i pannelli in vetro e qui devo smontare tutto quello che stiamo smontando sto game. Allora, questo uno allora, se la Vega non me... lo so, purtroppo per un attimo il mio nick aveva affiancato una specie di simbolo come tizio e ce l'hai ancora spizzo in realtà, è quello dell'abbonato di YouTube, non so perché ma adesso lo mette così. No, sarà colpa di YouTube, eh. Allora, levato 1, 2 3 la roba è di smontare sto case, aspetta, ecco 4 i cardini sto cosa. Oh, e poi c'ha i copri magagne che sono 1 e 2 che si tolgono così.
Alizio, fammi sta smielata su Fantex qua adesso, visto che mo tu c'è il P500A, quindi mamma mia, top case, top choice, top scelta, top. Oh, adesso allora il dissipatore frontale, il ferro non l'ha sullo stemma, è vero, questo lo metto qua, questo lo cominciamo a mettere qua. Olè. Ecco, stai buono, non te muovi, no, non te muovi, eh? Ma che c'ha l'attacco? C'ha una vite che c'ha un grip, una specie di rondella che entra, sì. Che te lo tiene per un attimino, tu riesci a tenere. Si riavvia il PC e parte l'ora e sparisce, non capiamo perché fa così. Blue screen, si vede che c'è qualcosa che non va o con i driver o c'è qualche componente. La prima prova da fare è formattarlo, però mi ha detto che mi sa che l'ha fatto, vero? Mi hanno perso adesso sì, la sì, risposta. Sì, era lui, era lui. C'è qualche componente che non funziona come dovrebbe, oppure c'è qualche driver che va in conflitto con il sistema. Questo è quello dove si può montare il doppio PC all'interno, sì ragazzi. Qui sopra, questa placchetta si toglie, questa qui... ci va il retro come una mascherina della mini ITX che si monta qui sopra, e vendere l'alimentatore lo vende direttamente Fantex, fatto da Seasonic, è doppio, doppia uscita, doppio, doppia uscita 24 pin, doppia uscita 8 pin per la scheda madre, e c'ha mi sembra che ha anche la predisposizione per il secondo pulsante per l'accensione secondaria, non mi ricordo sta cosa. Sì, opinione mia, tieni di stretto la 2070. Al momento sì. Tieni la stretta, oh. Al momento sì. Eccolo qua. Può essere che sia lo storage rotto? Ma starà parlando forse con Francesco. Ah, in pratica quando accende il PC desktop, fatto tra l'altro da pochi mesi, ha un dissipatore liquido nel 0x9, se gli capita qualche volta, molto solamente vedere il messaggio CPU fan error. Quello è normale. Quello è normale, quello è un problema delle schede, cioè un problema. È una cosa delle schede madre che quando lo accende non riesce a rilevare i giri o abbastanza giri delle ventole che magari girano molto piano e quindi ti dà CPU fan error. Quindi l'unica è o che le fai partire dal BIOS le 7 che girano un po' più veloci, oppure devi mettere ignora sul controllo della ventola CPU, dei giri della ventola CPU, così non ti dà quel messaggio. Ma non è un problema di rottura, eh. Io c'ho un problema veramente sta vite, ma c'è il dissipatore davanti del M2. Sì, Tim sta aggiornando le linee gratuitamente a tutti perché deve dismettere le centrali telefoniche, quindi deve togliere da mezzo la DSL, quindi ti fa l'upgrade da DSL a FTTC gratis. Ah, perché c'ha un piano di dismissione di 3000 e passa centrali, quindi ohia. Riuscire a mettere sta vita al centro, mi dispiace per non vederla. Ogni quanto tempo va cambiata la pasta termica del processore? Ah, ogni annetto e mezzo, dai, quando gli fai una manutenzione un po' più approfondita, non è una cosa che devi fare tipo il cambio olio della macchina ogni tot mila chilometri, eh. Dipende pure quanto utilizzi il PC, quanto può essere, non... è più importante non farlo sporcare troppo, però ogni annetto e mezzo più o meno alla fine capita. Passo ebbe non ha centrali e quindi non c'ha questo problema. Allora cavalli, leggi amici, che cosa ha scritto amici? Ma no, che fatto come no. Ah, dai, dice Ste, ti ho mandato un video su Telegram per farti vedere l'artefatto che mi faceva ieri su Cyberpunk con le vetrine. Ok, ma tuo passone in un punto? Allora non è rotto. Artefatto lo devi fare. Vente sempre. Porca miseria. No, veramente. Dove stanno le vici? Se è l'artefatto, te lo passone in un punto, potrebbe essere pure un problema di driver che non riescono a rendere, eh. Questa cosa è da verificare pure, questa cosa, eh. Joe.
accappano. Rewind, che cosa è successo del tecnico? Bello, li posso minacciare quelli di Fast e vogliono un NT esterno. Non te lo danno, se non sei in area bianca non te lo danno. Lo NT esterno non te lo montano perché... perché il Fastgate, se stai con Flash Fiber, è anche c'ha l'ONT interno, mentre se stai con se stai con Open Fiber penso ti montino l'SFP, quindi fanno come team. È perché un PC così tu lo monti con Fastweb, qualsiasi modem prendi, cioè qualsiasi router prendi, lo devi mettere in cascata. Io ho la scatoletta Open Fiber, hai l'ONT esterno Open Fiber? Che significa scatoletta? Ammazza, fategli le prove impanature a sto cavolo di dissipatore, mi sto spostando, cioè, se gli ne entrano, sto sfondando le mani. No, hai fatto bene, dai, certo. Sulla parte dietro, sì, certo che si può usare mano. Sì, sì. Il minimo da contratto non è 500. Gio, le linee commerciali non hanno BMG, o se hanno un BMG ce l'hanno bassissimo. Quindi, BMG è banda minima garantita. È banda minima garantita, quindi è semplicemente saturazione. Non puoi fare niente, non puoi chiamare tecnico, non puoi chiamare niente. Adesso stanno tutti in DAD da casa, stanno tutti lavorando smart working, quindi lo dicono dappertutto. È normale che la vostra connessione non vada al massimo o come quando giocavate tranquilli l'anno scorso. Perché? Perché stanno tutti a casa, quindi è ovvio che le linee ne risentono. E non vi mettete a fare speed test, che è ancora peggio, perché non serve a niente. Cioè, fare speed test non serve a niente. Senti, per cortesia, finché ci pensi stai fuori, grazie. Poi dopo dimmi che sono scortese. No, è giusto. Sei stato aggressivo. Sono stato aggressivo, sti cazzi. No, io non ho manco sentito. Allora. No, non c'è. C'è un trick, ma col Fastgate non lo puoi fare. Dovresti mettere un router in cascata. Cavalli, è legale quello che stai dicendo. Ah, no, dovrebbe mettere un router in cascata e lasciare gestire il router la componente wifi. Molto semplice. No, a cappa le fa le 6. In realtà ogni tanto ci sono dei buchi in distribuzione. Allora, il tizio dentro del 600 era questa la domanda. Lui c'ha una GTX 660 vecchia, il PC è recente, dice devo cambiare la scheda video, c'è una RX 580, una 580 l'ho presa usata, però mi hanno detto l'alimentatore non va bene. Io gli ho fatto il preventivo per cambio dell'alimentatore, gli ho messo un 600 watt Cooler Master. Lui giustamente la cosa che mi ha fatto notare è: ma io ho già un 600 watt, peccato che lui c'ha un 600 watt della KingTech con 19 ampere sui 12 volt, un solo connettore 6 pin. Magari quello d'argento. No, cioè, lui giustamente quando è uscito fa: senti, ma io t'ho portato ignorantemente, ma io t'ho portato a cambiare un 600, ha messo un altro 600. Cioè, sono scemo io, non lo so, oppure questa è la domanda. E io l'ho spiegato. Che c'è scritto 600 watt sopra, ma saranno 300 il grasso in cura. Andrea Benedetti, banda ultralarga.it, piano bull, metti il tuo paese e sai più o meno quando sarai attiva. Però questa stranezza, tipo Kira c'ha la S di un colore. Sì, alcuni del colore. Se siete sono abbonati da più tempo di altri. Devo capire, può essere che hanno messo sta cosa, boh. Si capisce. Sì, sul Fastgate non lo puoi fare tu, Nello, ma lo può fare solo un operatore, ma devi beccare sempre l'operatore che te lo fa. Quindi... Posso fare qualcosa per te in questi 20 secondi che non mi stanno cagando il cazzo? No, tu cerca di stare anche un po' con loro perché sentono la tua mancanza. Frosinone, perché Frosinone è area nera, Gucciardone, non è area bianca. Perché quindi parli? È investimento per i 20 secondi. Perché parli? Ragazzi, allora, la prossima live di venerdì prossimo la facciamo alle 7.35 quando il negozio è chiuso. Ciao, grazie. Poi te fanno pure gli scherzi. Allora, Maudia,
Sabaudia è proprio Sabaudia è grigia perché ha già attiva l'FTTC, quindi Sabaudia è area grigia, non è area bianca, quindi è proprio quella messa peggio purtroppo. Mi sa dopo il 2023, penso. No, Cucciardone, non è una zona perdita a fallimento di mercato, è che è una zona investimento privato e ha già una fibra misto rame da un po' di tempo, quindi significa che prima devono investire su le zone che non hanno nulla, quindi che hanno una DSL normale, chiamasi aree bianche. Zimu, non spammare per favore, ma la seconda GPU su questo case, la seconda GPU su una seconda scheda madre. No, su questo no, la mini TX che puoi mettere non ce va una scheda video, okay. Perché non c'è la possibilità di uscita. A meno che inventi qualcosa con Razer Cable e l'appendi qua sopra, ma no, cioè la mini TX serve con GPU integrata se lo fai. Sì, Valentine. Questo che c'ha? Avete prese? Sì, c'è una presa SATA per l'alimentazione dei LED. Adesso con questo PC hai app devices perché non sono fatte per gli speed test con la connessione esterna, piuttosto sono fatte per scambiare dati con un server locale o con delle VPS, cioè o con delle VPS lato lavorativo. Non sono sicuramente fatte per connessioni convenzionali, quindi è chiaro che se io ho un'interfaccia a 2.5G e un'altra interfaccia dall'altro capo a 2.5G, faccio uno scambio di dati, un semplice file mi va a 2.5G, ma non mi serve per una connessione esterna, cioè non mi serve per collegarmi e fare uno speed test. Quanto vale l'installazione Windows 10? La facciamo pagare 38 euro se il PC non è preso da noi, nel senso in questo caso che stiamo assemblando un PC da zero, acquistato tutto da noi, l'assemblaggio è gratuito, l'installazione è gratuita, poi la licenza se uno vuole la paga 19 euro, se no altrimenti lo installiamo senza licenza, cioè non c'è installo, poi uno se l'attiva come vuole. Allora, Nello, c'hai l'SFP, quindi c'è quella specie di scheletro metallico dove entra l'attacco ottico della fibra, e quello significa che o prendi un convertitore del segnale, quindi cerchi un TP-Link, costa una ventina d'euro sulla baia, e cicloni il MAC address, oppure non lo puoi fare perché Fastweb ti dà l'ONT esterno solo su nuova attivazione, solo specificato che hai un modem tuo, non te lo modifica dopo a meno che non capita qualche problema al tuo modem attuale. L'hybrid mode su questo alimentatore serve, se uno lo attiva, che la ventola gira comunque sempre, altrimenti se è spenta fino a un tot di carico, quindi di richiesta di energia da parte del PC all'alimentatore, la ventola riesce, cioè l'alimentatore riesce a dissiparsi in maniera fanless, quindi senza ventola, e quindi è più silenzioso. Infatti non va mai attivata, cioè non va mai se uno predilige la configurazione più silent, che sennò gira pure quando uno sta su Windows, che il PC magari sta consumando, che ne so, 100 watt, ecco, ad esempio. Benny, Formia è sempre area nera, quindi dopo il 2022-2023 sicuramente. E onorevole, mica Fastweb si era messa su Flash Fiber. Fastweb non vende più su Flash Fiber da febbraio 2020, quindi è passata a Open Fiber. Però su Open Fiber non ha neanche gli apparati propri, quindi è come se vendesse in... come Wind vende su Team, quindi in vola, quindi non ha gli apparati propri. Sapevo che le cioè, non c'è una fibra, cioè la fibra migliore è quella dove gli operatori hanno gli apparati
al primo punto di consegna. Quindi gli unici che hanno gli apparati propri al primo punto di consegna sono Vodafone, Wind e Sky Wi-Fi. Al momento. Anche Tiscali da qualche parte, sulle grandi città Tiscali anche. Onorevole, su Flash Fiber c'hai un vantaggio, perché su Flash Fiber Fastweb ha ancora gli apparati propri in centrale, quindi hai i propri OLT in centrale, e quindi Flash Fiber con Fastweb contro Open Fiber con Fastweb. Su Flash Fiber vai meglio, perché pinghi meno e hai degli instradamenti migliori sicuramente. Però ciò non è detto che non prendi l'intera banda, eh. Però su Flash Fiber hai degli instradamenti sicuramente migliori. Valore di mercato. Che valore di mercato ha oggi una 2070 Super Gaming X3O usata 4 mesi? 350, 400. Purtroppo in realtà anche di più, perché vista la carenza di schede sul mercato ad oggi, chi ce l'ha vale più adesso che poco prima, che a ridosso dell'uscita della serie 3000. Perché adesso se ce l'hai è come quando c'era il periodo miners, e chi c'aveva delle schede in più, purtroppo c'aveva l'oro in mano, quindi faceva un po' il prezzo, perché non si trova niente. Però il prezzo suo denusato sarebbe sulle 400 euro. Penso che riesci anche a venderla ad oggi 4,50 al momento, che non si trova assolutamente niente. Poi però comunque tra le 400 euro, dai. Hai app devices, dove abiti? Tre operatori con la fibra o un gigabit potrebbero essere Flash Fiber, TIM e Fastweb, oppure potrebbe essere Unidata, potrebbe essere qualsiasi cosa, dipende dove abiti. Napoli, sì, allora Napoli sicuramente controlla nel tuo palazzo se hai, si chiama ROE, cerchi ripartitore ottico su Google, vedi come sono fatti e ti metti a cercare nel tuo palazzo se c'è una scatoletta del genere. Normalmente è di fianco alla scatola dove banalmente arrivano i cavi telefonici. Non possono aumentare la banda per armadio perché attualmente non gli conviene, perché comunque in ogni caso la tecnologia che utilizzano, onorevole, è la GPON, e la GPON arriva al massimo 2.5 giga in download e 1 giga e 2 in upload. Quindi dal punto di consegna principale di una città o di un quartiere, nel caso di un paese perché ce n'è uno, o di un quartiere nel caso di una grande città, da quell'apparato centrale fino ai vari armadi ci sono delle fibre punto punto che sono al massimo da 2.5 giga. Non vanno oltre. Niente, USB 3 è sempre un grande. Questo è il caso di FTTC, eh? FTTH normalmente anche, dipende che tipo. Le grandi città sicuramente usano anche il 10G, però stanno upgradando piano piano. In missione sempre le frontali metterei, in espulsione quelle superiori e sul back. Si usa fare così generalmente, proprio perché l'aria calda tende ad andare verso l'alto e quindi si aiuta semplicemente a farla uscire. Che miseria, l'USB 3 con tutti questi punti. Bob, andrai sui 60 mega se la linea, se diciamo la. Le condizioni del doppino sono decenti dall'armadio stradale fino a casa tua. Differenza tra flash fiber e fibra non c'è, perché la fibra è il componente, mentre flash fiber è la società che porta quel componente, quindi non c'entrano.
Ma tanto la saturazione di banda non è su, onorevole, non è su quel, su quel, su quel cavo là, è tra, è sulle dorsali, quindi significa che se io ho una dorsale che mi tiene al massimo sulle 200 giga, è chiaro, e c'ho una città intera, è chiaro che se tutti si mettono a fare speed test, i problemi sono a monte, non a valle. No, mi dicono che in modo posso usare il T-Smart Modem. Ho un contratto, cioè. Qualsiasi modem che hai una 100 mega. Io andrei di 7530 di Fritzbox. Il Fritz è sempre il Fritz. Fritz è sempre una sicurezza, ragazzi. Il professore è un 5 di ottava generazione. Ma può essere, non mi fa aprire nessun gioco. C'è qualche problema, Albatron. Speed, no, intendo iUp Devices, intendo che è inutile mettersi a fare speed test e dire ah, ma io vado al massimo a 700 mega, io vado al massimo a te... perché sull'utilizzo normale non serve assolutamente a nulla. Tu quando guardi un film consumi al massimo 10-15 mega, quando giochi a un videogioco consumi al massimo 5-6 mega, quello ti serve solo per scaricare, ma tu non scarichi 24 ore su 24, quindi non ti serve fa speed test. A Scandicci la fibra c'è, vai su bandaultralarga.it. Che modelli sono le vostre sedie? E DX Razer sono due modelli, questo qui che c'ho io è un modello che hanno fatto apposta, chiamata internazionale, attenzione, United Kingdom, più 44 777 77. Ora questo qui è un modello, questo che c'ho io, un modello di X-Razer che si è fatta fare apposta Cooler Master, ma non so che modello poi hanno utilizzato per personalizzare poi. Quell'altra invece, anzi vabbè, quella che c'hai tu adesso, vabbè, è normale. Quella che usa Fabio generalmente arancione è una di X-Razer che non è più in commercio perché c'ha, sì, eccola laggiù. C'ha 12 anni, sì, purtroppo sì. Posso essere genitore sono clienti di 14 anni e pago fibra e 3 telefoni per 50 euro. Senti, dopo che l'ho misurato posso uscire, ci ripenso, vabbè. Ma è sempre lo stesso? No, vabbè, ci credo. Io quelli così, cioè, a un certo punto, senti, non ti posso servire. Perché no, a un certo punto io ti ho detto, non è che posso tirare fuori tutti, mo sta pensando alle Wallbix, mo che la senti, non possiamo misurare, io non lo posso tirare fuori. Senti, dici, no, quando è così, sì, gentilmente si dice, le misure sono sul sito. Sia sul mio che su quello. No, sia sul mio che su quello del produttore. No, la misura non si legge, va bene. Il top problema alla prima, capito? La misura del top. Lo so, però. Che tu con Sky Q comunque non vai, cioè, a consumare oltre 20-30 mega in 2K o in 4K. Sky Q che è 4K. Ti basta pure una 100 mega normale. Quindi non serve mettersi a fare speed test. La regina Elisabetta per la PC. Ho capito. No, poi sai che c'è, cioè, noi purtroppo facciamo pure brutta distanza, facciamo distinzione tra i nostri e non nostri. Cioè, viene e rompi palle tu, non ne so, un amici, si è fatto tutto. Perché voraccio? No, vabbè, un amici, mo il primo che ragazzi è mezzo. Ah, che cagare. Allora, se un amici o come ne so, il Fiorentini, Tizio, beh Tizio perché se te lo dico è impossibile, un amici tu sai che non male può spendere. Se viene un amici dice, devo farmi tutto il PC da te. Mi piace l'Evolve X, però. Vorrei essere sicuro che il mio dissipatore del cazzo dell'Asus Fabio, Strix male, per favore. Ci sono in commercio. Mi prenderesti la misura? Oh, certo, io lo prendo, lo tiro fuori, prendo la misura, ma però te stai a farti uscire da me. Se tu, certo, hai shoppato tutto su Amazon non c'è più un cazzo di case, se tu vai in giro a rompere i coglioni ai negozi. È vero, è vero. In modo sempre rompere coglione inteso in modo scherzoso, perché sennò qui dopo. Ma tu fai cosa dici? Perché anche. Un'ultima cosa, ma sui siti degli operatori le previsioni di velocità della linea in caso di attivazione sono affidabili? Perché prendono in considerazione una linea nel suo, diciamo, una linea normale. Quindi sì, ti direi di sì se la linea è normale. Poi se tu hai 3 derivate, 7 prese telefoniche in casa, non sai niente, prendi attacchi e vai a 10 mega, allora è un problema tuo.
devi farli visionare all'impianto. Sì, Angelo, è buona se la trovi a un prezzo umano, perché ho visto su Amazon delle 1060 vendute a 339. Io non voglio dire niente, ma lo dico. Giusto, Nello, assolutamente sì. Poi il problema sì. È che Tommaso, tu, la tua domanda potrebbe essere rapportata anche in modo generico. Tu qualsiasi scavito mi chiedi che ne pensi è buono, io ti direi sì se la trovi, perché oggi è così. Esclusa la 710 e la 1030, per tutte le altre scade vale la medesima risposta. Questo è The Time of the Kira, questo è il tempo di Kira, che la 710 quella scrive nel libro, quindi è proprio la sua. No, l'adattatore che si mette nel modem per il cavo, per il lo cavo, sai, in fibra, stiamo talmente impicciati che ho dovuto ordinare delle 1650 da giga. Ah, non lo dire questo, crea problemi alla connessione, non crea problemi alla connessione, si abbassa leggermente la velocità, perché quegli adattatori che tu chiami adattatori si chiamano moduli SFP, che non sono nient'altro che mini computer con una distro Linux dentro. Quindi loro che fanno? Ti convertono il segnale dentro al modem, non creano problemi, però scaldano un po' e abbassano leggermente le prestazioni, quindi non andrai a 950, vai a 860, non cambia niente. Ma è normale che un dissipatore a liquido della ROG da 120 mm mi faccia fare 80 gradi? Su che l'hai messo? No, momenti raffredda meglio il ventilatore. Su che processore l'hai montato? Che processore c'hai? Che case c'hai? Quante ventole c'hai? Dipende da tantissimi fattori. Se mi ospiti tu, Cucciardi, ci vengo volentieri. A proposito, ma il canale tuo? Quale canale? Canale dei YouTube. Cucciardi. Beh, se devi mostro per aiuto magari sta un po'. C'erano tante cose interessanti. No, ma il canale è molto interessante. Basta. Quanto vede per aggiornare una X570 nuova comprata da voi prima della spedizione? Non ho capito. Aggiornare in che senso? Il BIOS. Ah, aggiornare il BIOS. Per montare la serie. Ma non ho capito, tu hai comprato una scheda da noi e la devi aggiornare? O la devi comprare e la vuoi aggiornata? Se la devi comprare e te la dobbiamo spedire già aggiornata, non paghi nulla di aggiornamento. Per portare il wifi in tutta casa, mi consiglio un buon ripetitore o quelli di P-Link? Non servono ripetitori, serve un sistema mesh. Si chiama mesh. Ovvero la differenza, lo spiegavo anche sul Discord di EasyFix. Che ragazzi, se lo volete andare a vedere, provare, perché c'è un canale che si chiama Angolo Connessioni, dove potete fare tutte queste domande a Boncavalli. Lui poi a tempo debito vi risponde. Perché sennò qua diventa una cosa monopolizzata. Pure poterlo spiegare con immagini, uno screen. Se volete una consulenza, volete confrontarvi con le altre persone che stanno su Discord, qualsiasi cosa, sul Discord di EasyFix c'è il canale Angolo Connessioni. Noi ci scambiamo un po' di idee, consigli, novità su coperture, fibra ottica, compagnia bella, consigliami un operatore, consigliami un altro, e io rispondo sempre. Quindi se mi taggate rispondo sempre. Guarda che cable management. Con questo vai a mani basse. Easy, questo c'ha gli strap. Con questo ti esce proprio da solo il cable management, non ti fa niente. Potete mettere link Discord, grazie Pinuo. Mamma mia, come sei efficiente. Eccolo, Alessio, l'ha postato Pino. Non mi scrivete in privato, per favore, che vedo gente che mi scrive in privato e che non conosco e che non ho mai sentito. Scrivete sul canale Discord. Mi prendono per un operatore telefonico. Oh, senti, io voglio attivare questa che mi aiuti. Capito? Vabbè. Ma occhio e croce, che valore di mercato ha una 1050 di IAS da 4 giga? Ti direi manco una piotta. Usata è quella, che può fare? Modern Dating Fast della Technicolor bianco, che andava in surriscaldamento ed era bollente. Ma della Team of Faster della Technicolor. Sì, era. Non era Technicolor, forse era un ADB. Technicolor faceva Faster. Però era un ADB, secondo me.
C'era pure il Technicolor, eh? C'era anche il Technicolor, però secondo me era un ADB, era uno di quegli ADB, quelli era a ridosso tra DSL e quando uscì la FTTC, quindi parlo dei primi anni del 2010-2012. Il mesh TP-Link non devi prendere gli M4, gli M4 fanno un po' cagare, quindi vai oltre. Poi X-Treme, mio fratello, porco giù, è un orgasmo usarlo. Tanta roba, l'X3, tanta roba. Ce l'ha mio padre, l'ho detto tutto. Cioè, l'ho fatto prendere a mio padre che a malapena chiama. Mo c'ha GPay. Paga con GPay, fa le cose. Oh, mazza che figo che mi ha fatto prendere. Ancora non hai visto. Il mio amico stava vendendo una 60 a 100 euro. Ci potrebbe fare molto di più in realtà, Kira. 100 euro la sta svendendo al momento. Comunque, vi ricordate com'era Fabio una volta? Cioè, proprio com'era visivamente, non l'avete più visto? Un Drytec dovrebbe essere in Mercedes. Drytec, ragazzi, Drytec fanno apparati incredibili. Drytec. Tanta roba, ragazzi. Allora, beh, io direi che qui ci siamo. Siamo arrivati veramente a battuta. Abbiamo finito. Chi è Fabio? Chiedono. Allora, che buon management è finito. Con questo qui viene veramente facile, raga, perché poi ci va la copertura. Tra l'altro, nonostante tutto, nonostante che ti fa fare un cable management da paura, poi ci rimetti questa. Lanta dalla porta qua. Ho preso RJ11 loro che sembra un PC e si sono fregati quella che ho montato io. Ma si sono fregati in che senso? Cali, leggimi. Mi state bombardando. Allora, l'X3 fa cagare almeno a me, funziona da schifo. Ah, ma eri tu che avevi scritto su Discord. Sbraga. Bisogna sbragare. Ecco, è come coi computer, uguale. Sbraga. O se c'ha qualche problema, lo rimando indietro. Se l'hai preso su Amazon o se l'hai preso sul sito di Xiaomi, basta che lo porti o a un negozio o a un rivenditore o a uno Xiaomi ufficiale se sei in una grossa città, oppure glielo rimando indietro. Samuele, è la stessa cosa di quando dici becchi il processore fallato, becchi la scheda video fallata. Io c'ho degli amici, c'ho 10 amici che c'hanno il poco extreme, avessero, mi stanno sempre tutti a ringraziare dalla mattina alla sera. Non so che, sembra che. Lo sai qual è la cosa? Ti ho regalato l'anima. Almeno avessi incassato, te direi pure, senti, ma se. Cioè, sto solo a perdere tempo. Ovviamente potevo chiudere la sera. Ma perché c'è un altro mic? Quello che misura se n'è andato, eh? Ah, meno male, alla fine non ha comprato niente. No, beh, era ovvio questo se. Allora, raga, finito. Nel frattempo, oh, bello, complimenti. Ti piace? Oh, ma i cavi, scusa? Non ci stanno. Questo qui è wireless, non sapevi che è uscito il primo modello wireless? Ultimamente stai assemblando i tutti, stai sveltando e stai alzando il tiro. Leva il copri magagne, fammi vedere. Scusa. Fai vedere. L'hanno visto loro. Loro hanno già visto. Attenzione, sta per accadere una cosa, ragazzi, che non è mai, che non successa, è mai successa. Adesso ti sto per dare. Dimmi un po'. 8,5. Porco Giuda, 8,5, raga. Non dico 9 perché sennò poi dopo se licenzia, che dice basta, sono arrivato, fammi 9. 10 non volerà mai perché non la manca a se stesso, quindi 8,5, banalizio. Kira 8, Kira ha tolto mezzo punto. Ammazza, chi era stato più? Per poco. Ah no, loro hanno tirato a indovinare. Ecco. Ah, boh, vai. A posto. No, non è vero. Vediamo se si accende tutto, io sono una botta secca. Ma perché non li fa vedere questi? Mamma mia. Ma comunque a 30 fps l'evento è proprio laggy. Ma va, perché non li fa vedere questi? Dovrebbe far noi, li fa vedere qua. No, è un... Non so usciti? Là. Allora, boh. Braga. Ma eccolo, dove scatta la moneta, esatto. Eccolo qua, ragazzi. Finito, bello pulito. Guarda, lo faccio vedere. Marco, rilancia, è tutto merito del case. 7 Stefano, 10 al case. Grazie, Marco.
perché sta a stick mode? No, perché mo devo aggiornare il BIOS col flash button, perché questa è 5008 su un X. Ma si flash button con con che? Con tutto montato? Montato. Certo. Già fatto, è già testato. Che uomo. So tutto io. Ne ho bruciate due, però devo dire che funziona. Questa, dai, lo faccio io, tanto mo devo stare Dante che sta. Questa è X570 Gaming Pro Carbon Wi-Fi. Nel frattempo che Fabio mi prepara il DC, il DC, la chiavetta per formattarlo, cioè per la ritaglie, per aggiornare il BIOS, vorrebbe l'ILED cavà. Cioè, stanno attaccati qua con contatto magnetico con questi tre pin sopra, come avvicini e fa tic e partono. Sì, 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 mo partono. Grazie primi. Mamma mia, che roba. Belli, bello. Questo qui perché è fatto apposta per lo switch rapido, perché si smonta così perché ci vanno le paratie. E mo ce le rimetto pure, almeno quella posteriore. È sicuro usare un solo cavo da PSU a GPU per alimentare i 2x8 pin? Sì. Sì. Sì, sì, sì. Case molto discutibile, dicono, mamma. Chi è che lo dice? Ma che io vuoi dire? Chi è che l'ha detto? Reggio Romano, vabbè, ma per quale motivo? Per gusti personali, gusti perché personali, per come è fatto ti posso dire che questo case è veramente ottimo. Gli aerocool sono molto meglio. Qualità di materiali ottima, ti posso dire. Ma questo te lo dico obiettivamente, non perché devo chissà propinarti chissà quale cosa, Devo dire che la qualità dei materiali è ottima, l'ho notato da subito, perché è un ottimo alluminio, satinato, verniciato bene, tutto quanto. Ce n'è di spazio, Leggio. Mamma mia che ci puoi montare qua, ci puoi montare l'ira di Dio. Qua ci puoi mettere un'altra ventola, altre due ventole qua. Ci sta, voglia, oh. Spazio c'è. L'hai già preparata? La chiamata MSI.com, però vuole solo e la stessa. Formatta l'ha fatta direttamente, c'è solo quello. Quindi dicevo, togliete le mascherine, please. Che mascherine? Queste? No. Che vuol dire mascherine? Dimmi, Ale. Stefano, dimmi. Si accende la striscia LED laterale, Si accende, ci sta. Si accende. E che se spinge sta fa un Fiorentini, no? No. Fiorentini ha preso il P500A che praticamente è un Evolve X leggermente meno. Questo qua adesso. No, è vero. Sì, le ventole stanno fanno tutto sto rumore perché. Oh. Aspetta, spengo io. No, lascia acceso. Perché purtroppo comunque la corrente in circolo. E fanno questo rumore le ventole perché quando tu le accendi rimane sul bomba. Sul bomba a cannone perché praticamente non mo parte. Attenzione, questa è una domanda tecnica, qui ci vuole cavalli. Per la trasmissione 2,5 locale servono carica teoria 6E? Servono troppe cose. Serve un PC che supporti la 2.5 giga. Cioè serve un modem e un router che abbia una porta LAN a 2.5 giga. Qualsiasi. Ma che serve? Server locale deve supportare 2.5 giga. Quindi servono troppe cose. Sì. Papi, siamo più belli pure vivi, secondo me. Allora, adesso lui sta leggendo il BIOS. Benny, quel materiale, ma è disponibile, Benny? Riscrivimelo che te lo metto io. Benny, che qui ci stanno a starti delle cavallette. Mi sa che non lo trovo perché voleva una 0490 Tomahawk con un 10.4F. Benny, perché non vedi cazzarola, Benny? Perché non me lo dici prima? Oh, Talsboss, stamattina ho venduta la 0490. No, non so i profili, è perché così praticamente la scheda madre non sta buttando. Perché comunque non riesce a leggere il processore. Attenzione, quindi... c'è Rigo e una moce devi dire com'è. Grande Rigo. Ce devi dire com'è Cyberpunk. Opinione tu, guarda, tre righe, ben tre righe puoi troppare. Io pure lo stavo giocando ieri sera, Rigo. L'ho iniziato ieri sera. La tua opinione stai qual è? Intanto la mia opinione, intanto che la scrive lui, vediamo se poi convace, è che il gioco è, io l'ho detto anche ieri in live, il gioco è molto futuristico, quindi c'è un sacco di dinamiche che vanno un attimino capite, apprese, come i menu che non sono confusionali, ma sono tanti. Dall'inventario alla personalizzazione del personaggio eccetera, il gioco è molto bello graficamente, 10 per me è da 9.5 se proprio non vogliamo dargli 10, bisogna dargli solo il tempo di schiudersi perché l'inizio è un attimino un po' di tutorial, poi quando cominci a capire il gioco, a muoverti da solo in autonomia con la tua macchina, puoi andare, personalizzare il personaggio, fare le missioni, il tuo diario e tutto quanto, secondo me diventa un giocone.
Cioè, è un gioco di quelli che ci puoi passare magari 100 ore e poi magari ti comincia un pochettino a calà. La mia unica preoccupazione è che questi giochi poi scadono un po' nell'essere ripetitivi, come su GTA, che andai per nella missione, vai a fare, ritorni, consegni, imposte cose. L'unica preoccupazione è quella, però del resto secondo me mancava ad oggi sul mercato un gioco così. In inverno pieno, un gioco su cui giocare, che è un RPG, insomma, di questo genere. Un bel giocone. Sì, è un bel giocone pesante. Secondo me ha rispettato parecchie aspettative, perché ha fatto aspettare la gente per quasi un anno all'uscita. È stato rimandato per parecchio, però. Jonathan, non te lo fa nessuno quel lavoro se non team, solo se in caso di gravi problemi alla linea. Non puoi, non c'è un costo, non esiste. Mannazzo, non so cosa. Io manco l'ho visto, cioè manco l'ho intravisto. I have devices, mi dissocio. Io avevo la tastiera. Fabio, sto vedendo tutta lei l'aggiornamento del BIOS gratis e l'X79 nuove che compreranno da voi. Confermato la Vescu solito. Che ragazzi vorrebbero una Tomahawk, sai quando potrà esserci? L'abbiamo preordinata, Cooter, ma al momento ti dico che le X570 stanno facendo la fine delle RTX. Cioè, a breve, se non ve sbrigate, X570 la comprate primo trimestre 2021. Noi sì, l'aggiornamento comunque ribadisco che è gratuito per le schede acquistate da noi. Naturalmente, se dobbiamo spedirle, le spediamo già con BIOS aggiornato. Allora, Rico dice: il gioco è mastodontico, ci hanno infilato di tutto in ogni ambito. La grafica è davvero figa, anche se non ho potuto provare il ray tracing. Mi spaventa un po' che ci sia troppa roba che ti perdi. Ogni volta che ti muovi, trovi missioni attivabili, rischi di perderti per decine di ore prima di riuscire a finire una singola quest. Beh, lì sta a te poi esplorare. Quindi vivertelo con un certo ritmo, oppure andare spedito tralasciando. Sì, se fai tipo come faccio io, ci impieghi 15 anni per finirlo, perché te fai pure tutte le secondarie, sennò becchi mio fratello, fa solo le ha finito. No, no, io pure faccio un po' tutto all'inizio, poi andando un po' avanti cominci a scartare quelle e dici: ah, questa è questa tipologia di missione, le eviti. Però ci stanno un sacco di oggetti lootabili, quando uccidi le persone te puoi prendere il loot, quindi dall'arma le puoi smontare perché ricavi oggettistica che poi si vede per potenziarti. Ma esiste dal 94. No, però ci hanno inserito, ho detto di tutto. È un Watch Dogs, GTA, Metal Gear Solid, Ghost Recon, tutto insieme, se vai a vedere. Ma stasera gioca anche Cavalli, purtroppo sì, Cucciari, l'ho appena infilato nel gruppo Telegram. Ebbene sì, ma pure devi sapere. Non c'ho più Telegram. Va bene. Per Dez, questa gli puoi fare installare pure le app quelle cinesi, no, messaggistiche, riavvia. 3050, quanto costeranno? Deve entrare nel gruppo su iSurvive. E più vecchia non mi serve, io c'ho tutto. No, a parte che stasera non giochiamo sul vanilla, te lo dico. No, te lo dico sì. Ma perché sul vanilla? Entriamo sul BWAP, facciamo la fazione italiana come era al tempo. Hai rotto il cazzo. Sul BWAP, andiamo a raidare gli inglesi. Bene, dice, ma almeno il processore ci sta? Da prendere. Sta lampeggiando ancora. Sì, lo so, lo so. Niente, bene, sì. Che processore è? Era 10 e 4. Non lo so mica, bene. Sennò Benny, ma io per forza, perché sennò confermato, è capace. Ti dobbiamo fare un ordine unico. Benny, quando è così mi devi uno scrivere due righe, due, quando sai che devi venire a prendere una cosa? Me lo devi dire, cioè, ti rendi conto quanta roba esce sti giorni? È un problema. Sei una sparita. Questa era un buono del Galaxy Note 3. Ti direi, ma oddio, per Samsung non so che. Sei troppo aggressivo. Devo controllare, Benny. Credo di sì. Il processore, credo di sì. Ma perché mo pure cara ce l'ha un server? Ce l'ha con mio fratello e con quell'altro. Sarebbe quello di Alan. No, è un altro. Ho fatto il controllo loro, Umberto. Qual è? Ma raga, ma venite a giocare con noi, ma che vi fate il server? Beh, ma Crash, oh, stasera tutti a raccolta perché andiamo a raidare la base. La base che ha trovato Pino, stasera tutti a raccolta. A scheda video da amici su World of Warcraft. È rotta. Hai capito? Sei ha fatto. Quindi Crash, Stefano, tutti. Amici è rotta, amici. L'ha rotta lui sicuramente, perché vuole la Supreme. Ma venite da noi e che cazzo? Questa è rotta. No, non no, i server sono così. Contrario ai custom, mi sono rotto i coglioni dei custom. No, no, stai. No, i server piccoli così non mi sono mai piaciuti, Garage. Non per una questione. So che ci avete lavorato tanto.
apprezzo il vostro lavoro, lo poi, sostengo. Se poi il capoccia o i capoccia si stufano, il server ci rischia che te lo wipano. Il problema è che proprio è col fatto che è ancora così complesso starci appresso agli update, alle patch e tutto, che ogni update bisogna sbragare, una rottura di cazzo, raga. È brutto, è veramente brutto. Devi formattare, Alessio. Eccolo, ha finito di fare la scrittura del BIOS tramite chiavetta. Sta scrittura del BIOS si può fare anche con una scheda madre nuda sul tavolo, solo con la chiavetta inserita dietro. Che fa? Lui auto prende, auto flash il BIOS senza. Adesso non leggeva il processore, perché, e quindi se l'è flashato con il BIOS. Infatti, senti, il rumore dell'evento non c'è più, perché adesso sta andando a video. Adesso è andato a video. Mo' accendiamo Friccicello e facciamo tanta roba. Quindi è stata flashata tramite chiavetta. Questa cosa si può fare, appunto, se dobbiamo spedire le schede madri per chi l'acquista e c'ha, ormai parecchie schede madri hanno questa funzione, si può fare. Infatti è andato a video. Poi faccio vedere, nel frattempo che Max sta leggendo là, ti faccio vedere esterna, così, eccoci qua. Guarda, lo riprende. No, ma magari ci possono anche venire garage per vedere come l'avete acchittato. Quello assolutamente sì, nel senso ci verrò sicuramente, troverò magari la vostra base e la raiderò pure garage, perché se non l'hai chiusa bene mi dispiace, ma non si scappa. Ma questo se c'è il cavalli controlla, ragazzi, non si scappa. Cioè, pixel e cavi telefonici proprio. Usatemi come tester per la vostra base. Quindi tu mi teleporti vicino alla tua base e poi senza dirmi niente io provo a entrare. Ovviamente mi dai un'accetta, qualcosa, un'accetta delle pinze, e io provo ad entrare. È vero, Kira, ottime temperature nel BIOS, anche se siamo solo nel BIOS, comunque con un VCore a 1.37 avere 24 ore sul processore è molto buono. Tanta roba. Sì, ma ti ho detto, questi processori sono ottimizzati molto meglio rispetto alla serie 3000 già, che ho notato col 36X mio a casa, e come accendo sta a 40. È vero che il case è piccolo, è quello che te pare, però comunque senza fare nulla su Windows sta a 40. Non male. Adesso, visto che io ho abilitato, visto che il BIOS è già aggiornato, ho abilitato l'XMP, le RAM stanno in automatico a 3006. Sembra lontanissimo all'epoca in cui abilitavi l'XMP e ti segnava 2933 sulle RAM, in realtà sì, stavo parlando di due serie fa. Va bene, Pino. Sì, mi ha fatto l'artefatto in quel video Cyberpunk un paio di volte per un paio di secondi a volta. Ah, sì, però ce l'hai fissi, quindi. Però te l'ha fatto pure su World of Warcraft, perché quell'immagine mi ha mandato è su WoW, giusto? Quindi se te lo fa su diversi giochi la scheda è rotta. Mia come il mio, appunto. Mo adesso niente, raga, mo ci mettiamo a installare il sistema operativo e lo finiamo. Comunque a me, io non so perché, cioè io veramente quando si tratta di montare, cioè lo so il perché, quando si tratta di montare questa tipologia di case, quindi sui Fantex dal P500, l'Evolve, fino adesso è un altro modello ancora che ho montato, però lì mi ha dato un po' più di rogne. Viene un assemblaggio veramente pulito, facile da fare, pulito, comodissimo. Cioè, è vero, cioè, che qui, qui non c'era disco. Vabbè, ma i dischi meccanici ormai si usano più, Cioè, veramente ormai. No, faccio da qua, mica da come te io. Stavo per dire che non schila più il telefono. No, devi sperare che era cascata la linea. Però devo dire che con questo viene il lavoro bello, sia quello visibile, che quello vabbè, viene sempre bene, ma anche quello non visibile, quello dalla parte posteriore. Cioè, è fatto. È meglio del velcro, è vero? No, veramente, raga. Cioè, questo case vince proprio tanto. Il fatto che poi abbia, non punta sulle ventole a LED, ma punta sui LED del case, quindi e sul LED questo qui che cammina lungo. Ma io che sono un profano su queste cose, ma Fantex è brand Fantex oppure brand Fantex? No, è proprio Fantex. Ma Fantex sono roba di fascia alta, cioè non ha tipo case da 70. No, non è uno di quelli che cerca di riempire il mercato col proprio brand. Infatti sono anche molto resti a darti la disponibilità, la possibilità di acquistare. Per riuscire a dire vi ne compro quanti ne volete al prezzo, poi lo devo scrivere 7 volte. Non mi cagano di striscio, non mi hanno cagato. Il massimo che mi hanno detto all'ultimo hanno rimandato al distributore dell'Europa.
proprio nell'ultima mail, che poi dice questo è tutto coglioni, devo rispondere. Montare nei Fantex e nei Fractal è sempre un piacere, è vero. Poi Fractal però scende anche di livello per arrivare pure a dei case più economy, più entry level, e lì è lì mica come Arul, e puoi parlare col proprietario direttamente, E poi spedisce dei pari a casa, sì, al negozio. Oh, però stavolta ha usato 6 pallet uguali e anche solo una era fragile, 5 erano buone. Hai visto? Ultimamente. Se ne ha piovuto in Spagna. Allora, anche l'altro disco cambiava poco. Il casino sono le ventole LGB da tutti i lati. Quello è vero, però in realtà ho fatto il PC di Alessio Fiorentini, il PC di Tizio, dentro al P500A, che praticamente è un Evolve X senza la parte superiore, senza il frontale, insomma, perché c'è il mesh. Con l'evento, le RGB e tutto, devo dire che il lavoro è venuto bene. Come uguale. Quel video non è tuo, amici, ma che me mandi i video dell'altra gente? Ma che cosa di gioco stiamo a giocare? Allora, che devo fare? Devo bannare. Allora, amici, in Ascarito quando fa artefatti lo fa su tutto, non lo fa solo su un gioco. Quindi verifica correttamente. Io lo so che tu vuoi la cazzo di Supreme. Cioè, lui. Li usate, i bancali li usate nel camino? No, 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 c'ho il furgone in metà è pieno dei bancali, li porto a uno che li tira i bancali a sto punto. Sì, te danno un euro a bancale, però almeno gli dai, perché per camino non sono buoni. Quelli sono buoni così, tanto per bruciarli, perché. Come no, io li do, No, no, non fanno nero, ma la legna del bancale è una tavola di legno, non fa brace, quindi di fatto tu lo accendi lì per lì te fa la fiammella. Se tu lo spacchi un po' lo usa. Se mischi non va bene. No, no, lo puoi pure mettere, ma quello che ti scalda a casa è se usi la legna di quercia, di pioppo, di faggio, se consuma più lentamente perché non fa la fiamma alta, perché il scioccone, mano a mano che si consuma, la brace che se deposita sul fondo, quella poi scalda. Quell'altra è come se ci mette il legno di pino, fa finito, ti per terra c'è nero, non c'è niente, tu giri, dice, ma questa non è brace, non c'è niente, è così. Quindi, di fatto, dentro un camino di casa, te la dispacca, ti butta lì, non ne vale la pena. Però la puoi utilizzare se la spacchi, se per accendere il camino, perché quello prende proprio bene. Se lo fai tutto sfilacciato prenderebbe la paura. Finisci un pallet su un pallet. Un pallet su pallet. Facciamo un pallet di pallet. Boomer, ti leggo, Verda, ti leggo. Va bene? Allora, qui siamo arrivati, vabbè, raga, la schermata di Windsor. Ma con questo faccio, ovviamente rispondo niente. Solo a tre. No, ormai è una figura ospite. Beh, oggi. Cos'è lo scudo del Stefano? Mettiamoci a una rete. Sì, sì, ci prova. Poi dice con limitata. Ma 720 col 4G ha laggato o no? Abbiamo perso soltanto 120 frame, quindi siamo andati da poco. Abbiamo trovato il settaggio top. Il settaggio giusto, sì. Sì, però qua metti tutti sì perché, e là fai esperienza. No, limitata. Perché tanto ho scoperto che se li metti sì o metti no, non cambia niente. Giusto per invio di formazioni di base, ma cambia veramente poco. Che ne pensate dei Sabrent? dei Sabrent. È un marchio economico che se ti dice bene lo puoi pagare un buon prezzo e ti dà un buon taglio. Hai però... mai visto i cestelli per usare i pellet nei camini? Che senso ha? Hai mai visto i cestelli? I cestelli per usare il pellet nei camini. Punto esclamativo cagata, Guder. È un camino, è un camino. Cioè, scusa, se volevo usare la faceva. Il super pellet me l'ha comprato. No, mi facevo al super pellet. Perché se ce lo mette una cosa sul camino per usarlo come fonte di riscaldamento, non andrebbe bene il camino proprio. Cioè, si disperde nell'arco di 3 metri il calore del camino, stempera leggermente. Il ma... top, se dovessi fatte casa a zero, per te che siamo avanti al camino, sarebbe il termocamino. Ma il termocamino, in realtà, non lo farei perché il termocamino dà un sacco di rogne. Sì. È come avere una caldaia all'ennesima potenza. Se sta sempre per rompere, perché per scaldarti l'acqua, cioè praticamente vuol dire tu nel camino, nella cappa dietro devi fare una caldaia, ci devi, cioè avete le pompe dell'acqua con una cisterna. No, io pensavo invece che funzionava. No, il pellet. Poi quando tu lo accendi i pallet. Lo accendi devi portare il camino a una certa temperatura, perché tu hai anche un termostato poi sul camino elettrico e ti fa vedere a che temperatura sta, certo, perché, c'hai uno sportello di tenere sempre chiuso anche al camino, quindi è diventata una stufa, uno stufino. Secondo, se tu lo accendi e poi non gli stai dietro la temperatura cala, non riesce a scaldarti l'impianto e subentra la caldaia, oltre che c'è una caldaia allora collegata all'impianto e al termocamino, te costa un botto. Però appunto è scalativo cagata. No, quello vale la pena se c'è una casa che magari sta in campagna, che la legna veramente te la magni come è, e lì magari c'è problemi di riscaldamenti e che stanno ancora che bombole. Magari più tardi Microsoft Edge. Su appelletto per croccare. Comunque io c'ho un camino talmente piccolo che non esiste cestello. Grande Ross, scusate il ritardo, fa arrivato il nuovo monitor, è partito l'altro. È partito, nel senso che Ross funziona o è partito? No, penso che ti ha rimandato.
Ross, gliel'ho spedito, l'altro, ok, a posto, ok, okay. Io ho il termocamino combinato legno pellet. Ecco, già però c'è stasera loggare Renzo per cortesia, c'è a cavalli. Se c'hai il termocamino ci sta che comunque sia lo sfrutti anche con un adattamento al pellet. Allora ragazzi, aspettate un secondo che qui intanto no, scanso. Mi risponde Quartex, che cosa hai scritto? Mi sono perso la Quartex. Riscrivi perché è troppo su, il cavalli non vuole scrollare. Allora Panoramix. La storia dei Gigawine, qualcuno che mi chiedeva. La storia della Giga Wine è deriva da una vecchia 1080 che faceva appunto Coil Wine, da lì poi stavano, ovviamente lui non è che ci pensa, lui conia dei nomi che poi dopo voi cominciate a utilizzare nel gergo comune. Ah sì, che tipo shit web, tipo che poi dopo a distanza di anni l'Accademia della Crusca è costretta a inserire all'interno dei dizionari. Questo è quello che succede. Giusto. Con il termocamino consumo 120 quintali ad ogni inverno. Io tu la puoi pure pagare a blocchi. Scusa, ma che domanda mi fai? Sul silo ci stanno tutti e due, c'è il prezzo dell'uno e il prezzo dell'altro, perché me li chiedi a me? Comunque 120 quintali, se tu la ordini tutta insieme quando sta per finire l'estate e te fanno un prezzo e te la mettono a 9 al quintale, fatte il conto, sono 120 quintali, quanto spegni di legna ogni anno per il termocamino? Cioè quanto? Se la paghi 9 al quintale, la paga 8, meno di 8 è difficile, a meno che non te la fa da solo. E 120 quintali si deve 8 al quintale, e fatte 120 quintale, sì, se tutto l'inverno c'è un riscaldamento autonomo termo. Ci comprano una caldaia e ma avanzano No, però aspetta, però così non consuma gas per il riscaldamento e magari c'è una casa grossa, perché per consumare 120 quintali vuol dire vivere fuori, un po' fuori, un casolare, magari c'è un casale tipo di 100, che ne so, 150-200 metri quadri. Perché ho 120 quintali sta a pare 800-900 euro di legna? Sono quelli, so, Sì, poi sai che c'è, che tu quando la compri, io penso, no? È come se io ti dico, c'è un discorso economico, non di risparmio o di altro, però è come se io ti dico, allora se tu per, che ne so, per cucinare, in un anno, che ne so, de gas spendi, che te posso dire, 500, tu lì per lì, se io il 1° gennaio ti vengo a chiedere, tu mi dici, che sei scemo, mi compro una cosa a induzione, vado tutte le sere al ristorante, no? Non mi dai tutti insieme, con la legna in realtà è così, tu è vero che te ce li scardina, però ce li pure 1000 da anticipare, sì, infatti, perché lì non è che la paghi a rate, no, infatti io per dire il discorso del camino, beh, voi lo conoscete tutti ragazzi, che pure chi mi guarda su Twitch ormai l'ha visto, è diventato luogo della scenografia. Io la compro la legna per un discorso di estetica, cioè fa ambiente, mi piace starci davanti perché c'è te un po' te c'è stempri, te c'è fa l'aperitivo, crei l'ambiente comunque sia quando stai con te fai l'aperitivo. Ma perché ti crea pure quella, cioè a me pure ti crea quell'ambiente. A me piace perché arrivo a casa, lo accendo, poi magari io ho pure le poltroncine quelle da bambino, no? Che ce l'ho tutte e due a fianco al camino. Ti metti là. Io mi metto a sedere là, un attimo. Due castagne. Sì, bravo, due castagne. Poi mi metto magari col telefono, sta casa sigaretta, fumi così, e mi guardo, magari sto mezz'ora con sto calore che. Per quello a me mi piace. Esatto, tutto retto, ma da me nevica, il caminetto aperto è di compagnia. È bravo, il caminetto aperto, bravo. Ah, vedi? Infatti lui che compra 120 quintali, esatto, tutto corretto, da me nevica. Bello, bello, sì. Bello, poi il camino dove c'è la neve. Io sono amante del camino. Che in mezzo di pelle. Chi ha il pavimento riscaldato, insomma, quanto un palazzo intero, forse anche di più. Considera che anche con il termocamino ci fa la doccia, ci asciughi. È certo, perché subentra la caldaia, però il costo del termocamino per farlo, per gestirlo, perché la legna alla fine la paghi. E per tenerlo, gli stavo appresso, voglio dire, io che faccio la live, lascio il camino a morire in sottofondo. Se lo dovessi usare per gli riscaldamenti, a me a metà live ovviamente mi subentra la caldaia, perché la fiamma se va a spegnere, il camino se va a spegnere, quando sei 11:30, mezzanotte, lo lascio andare a morire. Quindi, per tenerlo così pompato in piedi, ne consumi tanta di legna. Quello che risparmi del gas, della caldaia, lo stai spendendo comunque sia in legna. E non puoi comunque stare con lo sportello aperto perché dici, no, non mi si convoglia il calore, non mi si alza la temperatura, non mi va in circolo l'acqua calda. Quindi diventa che poi alla fine c'hai una stufa con velo davanti. Che sì, è chiamato camino, chiamalo termocamino, ma se vuoi chiama la stufa. Ah, vuoi chiamare stufa camino? Come... Però... chat YouTube down, ogni tanto droppa qualcosa. Occorre starci... il termocamino è appunto, sì, c'ha il vero davanti, quello dicevo. Meglio la termostufa a sto punto. Allora, la cosa top, se vuoi sostituire la caldaia, regà, è fare la stufa al pellet collegata all'impianto dell'acqua calda, sì. Perché col pellet alla fine lo compri a sacconi, è pure più facile da gestire, perché in saccone di pellet magari ci fai, che ne so, 15 giorni, con un mucchio così di legna, che ci fai in giorno e mezzo?
Camino, tuo carico c'è subito Netflix and chill, what you mean, grande Guido. È così, io quando viene la mia ragazza, lei pretende il Camino, giustamente. Camino e Netflix. Camino e Netflix, vinello, quindi il calicetto che lo appoggi sopra al davanzale, e poi magari metti il tagliere sul bordino del marmo che è sotto del Camino, ci metti la salsiccetta e il formaggetto, e l'asse passa a te. La cosa più bella è quella. Ma i termosifoni non si usano a Roma? Certo che si usano, ma in realtà il 99,9% delle persone a Roma non c'ha il Camino a casa, sono pochi quelli che ce l'hanno. Io e tutta la palazzina mia, che vabbè, saremo sei interni, perché su tre piani, primo, cioè piano terra dove sto io, poi c'è primo e secondo è finita, però ci stanno gli altri interni sull'altra facciata, c'ho solo io il Camino, raga, c'ho solo io la canna fumata. Ma nel Camino, se lo avessi, sarei capace di disboscare ettari ettari di boschi, ad ora lo terrei 24 su 24, ma sì. Ma non era meglio una stufa alogena? No, brutta cosa. Camino Amaro con Clessa in pole position. Ah, poi ci ho fatto una live io davanti al Camino con Manuele. Bellissima, bella vista qua la live sul canale mio. No? Stai andando a vedere, stasera, tra i VOD. Ma il Camino Amaro. Se accende e si spegne, provare a settare togliendo la batteria tampone contando 20 secondi, rimettere la accende e si spegne. Con schermata nera, cosa. O Ali o Scheramaro. Allora devi provare a staccare la corrente completamente proprio. Lascialo per 5 minuti buoni senza corrente. Ma lascialo. Infili la presa, premi il tastino. Se parte in automatico è la Scheramaro che è rotta, 99,9%. Tu sei al piano più basso e hai il Camino. La canna fumaria corre sul lato. La canna fumaria corre sul lato fino al tetto, sì. Però è quasi sempre quelli a pian terreno che hanno il Camino. Cioè, se ce lo devi avere, ce l'hai più a pian terreno che all'ultimo. Perché la legna pesa. Là, lui ci sta a lì, cioè. Ah, la legna pesa, capito? Questa qui, da dove sta questa chat? Questa qui è da. Clicca con il pulsante destro sopra. Questo, fai refresh. Dovrebbe riprendersi, se si ripiega. Eccolo. Alla fine il termocamino con su pellet che va a legna è comoda, se la legna autoprodotta. Grande Alessandro, sì, stasera Fabio sarà in live circa le 21:30, ragazzi. Dopo mi dovrei collegare io alla sua live, dipende qua che ora fa, che se fa mezzanotte e mezza, non lo so se dopo la faccio, perché ne io faccio le 4 stanotte, visto che comunque sono giornate belle pesanti. E niente, quindi mo ce ne andiamo, tanto Fabio non torna più, ragazzi. Lo siamo giocato, l'hanno rapito gli alieni. Quindi, se non l'avete ancora fatto, per chi non lo sapesse, per chi se lo fosse perso, per chi ci vuole ripensare, followate Twitch, entrambi i canali. Quello di Cpix dove stasera streamerà Fabio, e quello mio personale dove streamo io dopo di Fabio, dipende dall'orario. Vabbè, c'è uno shout out, no? Sì, infatti non lo possono fare lo shout out, ma lo possono scrivere. Vieni, forza Tizio, forza che forza. Oh, c'è Pinusso. Ma tutti e due hanno messi. Tutte e due. Cioè, Pino sta proprio avanti. E raga, niente, io ringrazio il buon Cavalli che come al solito dispensa consigli veramente a tutti, e ci vediamo stasera con Fabione e dopo con me, va bene? Ora mandiamo la sigla, ce ne andiamo, perché almeno continuiamo a lavorare, che qui stiamo belli inguaiati. Avete visto le storie su Instagram, se non l'avete fatto guardatele, che oggi siamo sistemando un botto di roba. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti. Grazie, ciao. A stasera.